L'ho lanciata. Ecco. Adesso dovrei arrivare a visi. Bing bong bang bing bong. Chiedi un po' la forza qua. Abbiamo il predatore online qua. Un po' meno di gente, no? Buonasera a tutti, sempre da Roma, sempre con Assis, Buonasera. sempre io. Qui c'è Massimo, fuori c'è il fresatore. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, che piacere che ci fa, che ci fa di resta, di stare con voi. Ragazzi, buonasera, sono le ore 16:50. Io volevo dormire, ma non mi fanno manco dormire, porca miseria. È arrivato questo alle 3, dico, oh, ma io devo dormire fino alle 4. Lui non lo sapeva purtroppo, poverello, quello che sta fresando fuori. Invece che veniva alle 10, alle 11, è venuta alle 3. Ma dico io, ma dico io. Vabbè ragazzi, allora siamo sempre in vena di facce ID. Sarebbe a dire che vogliamo riparare il face ID. Oh, mi è comparsa il video di una che mi piace, poi me lo guardo. Perché YouTube dovete sapere che vi spia. Se voi mettete una cosa, quella poi da tutto sempre quella cosa. È la vita, no? Capito? Tu non metti quelle cose che se no. Oh Claudio, buongiorno, prima non c'eri. Come va a Cassino il tempo? Mi hanno detto che c'era il sole. Non mi dica che sta piovendo, eh? Claudio Forgione da Cassino, buonasera. Ragazzi, allora stiamo iniziando con la nostra live per proseguire con la lavorazione che abbiamo iniziato stamattina. Beh, mica tanto mattina perché era già 11 e mezza, se non sbaglio, no? Allora, stiamo lavorando sui face ID, ce ne abbiamo diversi da fare. Abbiamo iniziato a vedere questo qui, che è un XS Max, se ripartiva, se si riparava. Ok? Sembrerebbe che non ne vuole sapere, perché dà errore. Adesso noi dobbiamo capire la causa di questo errore, così finalmente possiamo andare a rimediare. C'è anche Sandro Ganino che mi saluta. Ah, ecco, mi ricordo, quell'ignorante ha detto che il servizio adesso non è attivo. O andiamo da un'altra parte, Sandro, o ti ridò i soldi e lasciamo stare perché io gliel'ho chiesto a quell'imbecille che parla solo in inglese. Vediamo cosa dice adesso. E il servizio per cercare quei dati, lui dice che attualmente ce l'ha disattivato. Che si chiama. Vabbè, che ti dico il nome a te che ti importa. Io poi ho guardato anche altre ditte, magari per vedere se lo fanno ugualmente. Allora, vediamo se adesso questo l'avesse riattivato, perché dice, mi ha detto service down, cioè no down nel senso Andy, ma nel senso che non sta funzionando adesso. Vediamo un po', controllo se adesso fosse attivo, così lo richiedo. Allora, vediamo un po'. No, non è attivo. Io ho cercato anche altre ditte e ce n'era una che sembrava affidabile. Sembrava, perché poi io non è che mi butto subito a pesce su qualsiasi Bravo. che trovo. Secondo me è un altro pagliaccio. Il mio pure, che io avevo prima un altro provider, no? Si chiamano così, di cui mi servivo. Gli ho scritto per dirgli, ma sto servizio lo fai ancora? Vediamo se mi ha risposto. Perché a me per ora non mi è arrivato nulla. Magari potrebbero stare qua. Vediamo un po'. Message. Vediamo se mi ha scritto, se mi ha risposto. Perché dunque, contatto, ok. La domanda l'ho già fatta. Dove mi risponde questo imbecille? Su iPhone Assist. Niente, non mi ha risposto. E anche questo mi sembra che non lo faccia. Vediamo, faccio finta di fare. Perché l'ho fatto tempo fa, eccolo qua. Per un mio alunno. Giovanni, che si chiama Giovanni, che voi lo conoscete pure, che ogni tanto sta in diretta con me, e mi sembra che adesso non lo faccia più. Mo' ci proviamo anche qui, che questo è uno affidabilissimo, però se il servizio non è attivo, allora gli ho chiesto se ce l'ha. Vediamo un po'. Full GSX si chiama il servizio, che è quello che ci serve a noi per sapere i vari, diciamo, quello che ci serve per sapere il MAC address, il wifi e tutto il resto del tuo telefono, che purtroppo non si può riparare senza avere questi dati. Noi dobbiamo poi buttarci una NAND nuova, ma questo nemmeno ce l'ha. Ma che è possibile che tutti quanti non fanno più questo servizio? Allora, c'è un altro che mi hanno detto i miei alunni, vediamo se questo lo fa. È un sito web, non voglio fare pubblicità, per cui non dico i nomi.
Allora, eccolo qui. Vediamo se ce l'ho attivo questo servizio, se no pure qui siamo messi male. Allora, dove sta? Vediamo, ne ho trovato ancora un altro. Adesso vuole l'email. L'email ce l'abbiamo del tuo telefono, Sandro. Se ce lo facessero, non è che ci darebbe, ci dispiacerebbe, pagando il giusto, naturalmente, perché sappiamo che è, ma questo welcome. Beh, che vuoi? Mi hai risposto? Lo so. Ciao. Allora, ci stanno chiamando. Adesso andiamo a vedere chi è. Un attimo che arrivo. Pronto? Ciao Antonio, dimmi. Ma me l'hai mandato adesso? Allora forse l'ha mandata l'altro numero perché non l'ho visto, aspetta un attimo, è un numero che uso di meno, però probabilmente l'ha mandato qui. Un attimo solo, Allora, su WhatsApp mi ha detto, dovrebbe essere questo il tuo numero perché qui c'è scritto uno ma non c'è scritto il nome, vediamo un po'. Accessori Apple, non credo che tu vendi accessori Apple, no? Quindi non sei tu. E che nome c'hai nel tuo account WhatsApp? Io non ti vedo nemmeno su questo. Aspetta un attimo, vediamo se me l'ha mandato su quello mio, ma ci ho guardato, non c'era nulla. Però aspetta che guardo, allora. Ma tanto se l'hai fatto, poi io lo vedo quando arriva, no? Allora, questo ha compilato il modulo. Ok, non sei tu. Sì, va bene, su info@assist.it, anche lì va bene, ok? Sì. Punto IT, va bene? Ecco, allora, io adesso devo vedere che pacchetto, ma sarà lo stesso tuo, tu ti ricordi le dimensioni del tuo? È quello lì che hai usato tu, lo rimetterò là dentro, perché tanto è buono il pacchetto tuo. Va bene? Io stamattina ho detto che tu lo volevi vendere se qualcuno voleva acquistare, però nessuno mi ha risposto. Tante volte ti interessava di vendere, no? Sì. Ah, vabbè, allora posso, l'hai già trovato l'acquirente. No, 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 no. Sì, no, pensavo che non, pensavo che ancora non avevi trovato nessuno. A posto, allora. Ma no, no, come ti dicevo, non ho offerto niente a nessuno, però io ho lanciato lì la cosa, ho detto guarda, io l'ho riparato, c'è solo il PCD che non funziona, il cliente la vuole vendere, ho detto le caratteristiche, però nessuno ha fatto offerte. Quindi, forse sono già tutti quanti con l'iPhone 14. Scherzo, scherzo, ok, va bene, mandami per me tutto quanto, va bene? Niente, ciao, buona giornata, ciao. Ragazzi, questo è il proprietario del telefono che vi ho detto oggi, che lo vendiamo, lo sto riprendendo perché un amico suo già gli ha offerto 500 cocuzze e penso che 500 euro non sono poche, no? Basta che sta bene a loro due. Allora, vediamo un attimo qui, cosa mi dice quest'altro qui se lo fa questo servizio? Ma che cavolo stai scrivendo? Io l'ho copiato questo e mi dice un'altra cosa. Copia. Ok. Allora.
Ok, vediamo un po' cosa ci dice questo tizio. Please wait, prego attendere. E chi si muove? Allora. Questo lo dovrebbe essere, cioè dice che ce l'ha attivo, proviamoci perché io sono convinto che poi non ce l'ha attivo, eh. Proviamoci. Tentare non nuoce, Sandro, però secondo me questo è un cazzaro, si può dire? Idea. Ce ne sono tanti purtroppo che ti vendono lucciole per lanterne, eh. Vediamo un po'. Se ce lo faceste questo piacere. Almeno possiamo procedere poi con lo step successivo per riparare il tuo telefono. Allora. Ha detto che vi occorrono da 2 a 7 giorni lavorativi. Questa alla fine ci prende i soldi e non ci fa niente. Però io me lo pago con PayPal, così se ci fa qualche scherzo ne faccio almeno indietro i soldi, no? Ok, vediamo, eh. PayPal o credit card? Credit card te lo scordi, PayPal va benissimo. No, no. Eccolo qua, paghiamo con PayPal. Certo, vai. Chi è mo? Chi è? Mi sta avvisando qualcuno. Non so. Ah, è la mail. Dunque, sì, ci proviamo, Sandro. Calcola 2 a 7 giorni, ha detto che, o 5, quant'era? Lo vedo scritto. Lavorativi, da adesso che ho fatto l'ordine. Se ce la fa subito non ci farebbe schifo. Sempre se poi i server dell'Apple stanno a funzionare. Sì, da 2 a 7 giorni lavorativi. Deliver time 2 to 7 days. Information about email will send by mail. Quindi in pratica poi ci manderà eventualmente per email tutto. Io mi salvo la schermata perché a scanso dei 15 se poi devo fare una bella richiesta da una di PayPal ci abbiamo tutto salvato. Non voglio fregature da chi conosco poco. Eccoci qua, ci troviamo la schermata, l'email l'ho dato, c'è il payment ID, la transazione, tutto. Se fa scherzi ci pensiamo noi poi a sistemarlo. Ok, mi sono salvato la schermata. Sandro, quindi ho avviato la richiesta, eh? Di nuovo, speriamo bene. Un saluto anche a Suriel, buonasera. Per ora dovremo riparare sto iPhone XS Max, ancora non ci abbiamo messo mani, però giustamente Sandro è da un po' che aspetta che ripariamo il suo telefono. Abbiamo richiesto a quest'altra persona, quest'altra, come si può chiamare, fruitore di servizi, offre il servizio, dice che lo fa, abbiamo pagato, speriamo che lo faccia veramente, che non ci faccia come l'altro che dice no, il servizio è down, se è down ridammi i soldi, perché se non sono io che il servizio si paga se uno lo dà, no? Se tu non lo dai non te pago, mi pare logico, no? Intanto mi salvo tutto perché mi sono preso la, come si chiama, lo screenshot della transazione che ho fatto, mi arriverà pure su PayPal, però preferisco salvarmi anche questa qui di questa ditta che dice che poi me lo daranno per mail il resoconto. Sai, questa cosa che per mail mi danno il resoconto e io non posso andare da nessuna parte a vedere, non è che se conosco bene la persona è un conto. Questo ci ho fatto solo un ordine, questo è il secondo, quindi non so se poi sia che questo servizio lo fa veramente. Comunque, concentriamoci su questo telefono. Andiamo a vedere perché da errore Face ID. Accendiamo. Prima del pranzo l'ho spento. L'abbiamo aggiornato all'ultima versione, la 5.1 di iOS. Adesso vediamo se finalmente ragionasse, perché se ragiona, quando uno ragiona è sempre meglio di quando sragiona. Ok. Sto aspettando che parte, eh. Se partisse senza errore, vedete invece l'errore lo dà subito. Face ID non è disponibile. Ok. Siamo entrati. Face ID non è disponibile. Ma voglio capire perché. Dimmi perché, ma perché non funziona il Face ID? Allora, apriamo il programma della JC Repair per leggere se dentro questo telefono c'è tutto. Perché se c'è tutto, la domanda è perché allora non funzioni? Allora, mettiamo il programma qui nella diretta. JC, È quello JC, di JC. stamattina, no? Sì. È quello di stamattina, se lo vorrei riparare, Max. Quello C'ho cattivo. Ciao cattivo. avrei la presunzione di Sì. ripararlo, ma Me lo ripari. questa schermata perché rimane così piccola, Max, secondo te? Che cavolo c'ha? È un po'. Ma Trasforma. tutti questi rumori.
Chi so? È quel L'operaio. è l'operaio che sta fuori là. È Daniele che sta lavorando finalmente. Fallo lavorare. Oh, eccolo qua. Adesso va bene, eh? Si vede tutto. Vedete sotto dove dice lattice, proximity, air camera, ambient light? C'è tutto. Per cui, mortacci tua. Perché non funziona? Vediamo nemmeno cosa compare. Fece di codice. Configura PCD. Inizia. Fece di non è disponibile. Lo dice subito. Aspettate, c'era davanti Jesse Repair. Lo dice subito. Fece di non è disponibile. Ah, vediamo capire. Perché? Perché? Dimmi perché? Ma perché? Ma perché? Negli occhi miei no. Allora, andiamo sull'altro programma e farci dire se quello che sta qui installato, l'altro type e tutto il resto, è originale, perché ce lo dice. Eh? Allora, andiamo su Trio Tools. Dovrebbe comparire Trio Tools. Ah, ma non l'ho ancora aperto. Forse se lo apre compare. Allora. Ah, si sta aprendo? Prima o poi. Eccolo, è arrivato. Allora, questo pure c'è la finestra più piccola? No, diciamo che questa può pure andare. La finestra non deve essere troppo grande perché sennò è invasiva. Allora, andiamo nell'info del programma per vedere quello che abbiamo detto, cioè per capire se tutto quello che è installato è giusto, perché su quell'altro programma ci ha detto che è tutto a posto. Vediamo anche Trio Tools. Defication start, allora. C'è tutto, sì, c'è la cover, la board, vibrator number, low. Ah, c'è il wifi a low temp, quindi a bassa temperatura. Se vai a toccarlo, meglio Lo non brucio, toccarlo. lo bruci. Wifi e serial, c'è tutto. Mazza, pure Poi, quello ti dice. Bluetooth address, cellular address, c'è Ciricchio. tutto. Come no, che non lo sapevi? No, non pensavo che ti dicesse basse alta temperatura del wifi. Email. Ah, non pensavo che non lo sapessi. Sappiamo tutto, pure chi l'ha usato, quante volte l'ha usato e perché l'ha usato. Scherzo, non sappiamo quello. Verification report. Allora, vediamo un po'. Apriti. Andiamo. Tutto normale. Rear camera normale. Front camera normale. Batteria serial number normale. Mainboard serial number normale. Serial number, wifi address. Tutto è giusto. E allora, la mia demand. Perché sto disgraziato non funziona? Allora, facciamo un'altra prova. Apriamo la fotocamera. Posteriore, eccola qui, si apre benissimo. Anteriore, si apre, mettiamo la centrata, si accende la luce verde, vediamo il ritratto. Il ritratto non ci va, è andato in panoramica. Vorrei il ritratto, signore. La st'altra parte, grazie. Allora, eccolo qua. Allontani dal soggetto. Allontani dal soggetto, avvicini dal soggetto. Quindi mi sento di dire che qui siamo davanti a un dot project che non va. Sì. Anche se il programma ci dice che il dot project è regolare, io non me fido. Ora andiamo a misurare pure con il programma a parte, il dot project, però sembrerebbe che sia proprio lui che non sta andando bene, perché non compaiono le parti gialle Ma ti fa la attorno. solita storia su, giù, avanti, Sì, indietro. avvicini da lontano. Potrebbe essere anche l'infrared, però mi sembra che sia più una questione di dot project. Dovete sapere che questo telefono, a parte la caduta, ha preso anche un goccettino d'acqua. Per cui il primo che si è guastato è proprio stato il che cosa? No, è tutto a posto. Questo l'ho Niente. cambiato io, perciò c'è il timbro. Ecco. Io l'ho cambiato, gli ho messo No, nuovo. infatti, com'è che Perché finisce? quello che c'era era tranciato, Max. Vai. Tu stai alla puntata No, sto dodicesima. alla terza puntata. Non hai visto la prima, capito? Allora, possiamo staccare lo schermo. Eccolo qua. Anche lasciamo da parte il signor Claude, Illuminator e Company. E andiamo a togliere la TrueTip camera. La cosa brutta è che da tutto a posto, però poi non funziona, capito?
Ok, eccola qui. Allora. Mettiamo sul macchinario questo aggeggio. Il macchinario che usiamo è questo, che dovreste conoscere bene, però non questo modulo, un altro modulo, quello del PCB. Questo qui. Bene, adesso possiamo accendere il macchinario e vedere il responso, che cosa ci dice riguardo al dot project. Accendiamo. Perché poi questo è in tonso, quindi non dovrebbe essere lui. Allora, questo è un XXS Max, quindi va qui. Collegato, ci dice il macchinario che è un XXS Max, quindi lo ha riconosciuto. Facciamo il check. E come vedete, sembrerebbe che un S è normale, ma forse non è collegato bene. S non è normale, dice. S non so per che cosa sta, non mi fate parlare. Poi una cosa strana è pure che l'NTC me lo dà 30. In genere l'NTC è 32 o 31, ma non 30. Facciamo check. S, vedete? S non me lo dà. Non so perché cosa sta S, ma vi lascio immaginare che significa S. Tutto resta normale. Normale, 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 e anche l'IC è normale, ma S, questo, è un po' non acceso, vi pare? Si può anche andare a vedere alla luce quando si fa questo discorso, perché questo si illumina, si illumineranno solo tre, perché 3 sono vanno, S no. Possibile che sia il connettore? Diamo un'occhiata al connettore. Perché questo è in tonso, non ha toccato nessuno. Allora, il connettore. Connettore mi sembra ok, volete vedere pure voi? Eccolo qua. Questo è il connettore. Qui c'è Massimo che si fida, però voi non vi fidate mai, lo so. Quindi ve lo faccio vedere, no? Eccolo qua. Mi sembra buono, in tonso, si dice così, no? Ho chiesto a qualcuno che significa intonso, non mi ha saputo rispondere, ma ve lo dico io. Intonso significa non toccato, illibato, come mamma l'ha fatto. Questo è sporco, vero? Scusate un attimo, non vorrei che questo sia un taglietto. Sì, è sporco, ok, era sporco. Quindi, allora, sembrerebbe che S di S sembrerebbe che non funziona. Vediamo se il connettore qui fosse sporco pure questo, perché poi qua c'è da pensarle tutte prima di dire che c'è un problema. No, i connettori sono puliti. Allora, rifacciamo il test. Collegato. Già è andato meglio perché mi dice 31. Invece che 30, 31. Ah, vi faccio vedere. Dovrebbe essere 32 o 31, Max, visto che fai la domanda. Però prima diceva 30, ma 31, finché pure S non si illumina. Vediamo un po', check. No, S continua a non illuminarsi. Quindi noi abbiamo un problema sul dot project, a quanto pare. Ma non c'era questo problema, come è venuto fuori? Così. Si sveglia la mattina e ci dice c'è un problema. quanto sono carini questi telefoni, eh? Mi piace. Ok, allora, che sta a fare? Quit, quit. No, che burn, ma sei scemo, buono, accucciate. Check. Niente, S non va. SD non va. Allora, adesso che facciamo noi? Quindi read. E facciamo poi save. E gli diamo un nome. Per ricordarci che è un iPhone. iPhone XS Max. E ci mettiamo detto di chi è. Vediamo che si chiama così questa persona, ma non vorrei sbagliare. Mi sembra che si chiami così, come stavo scrivendo io, però magari mi ricordo male. Era così? Sì, mi sembra di sì. Però tanto è un iPhone XS. Conferma. E
L'hai salvato? Non ho capito niente. Vediamo se c'è. Se c'è, l'ha salvato. Basta fare open. Sì, ci sta. Ok. Allora, quindi abbiamo un problema su S. Quando c'è un problema su S, che si fa, Max? S. S. Sembra una Vabbè, pedina. c'è un problema sul dot project, Max. Gli dovresti... Gli tiro una botta in fronte? Prima una pulitina. Poi se non basta la pulitina, tocca staccarlo, riprogrammare se c'hai... Come una pulitina? Tu pulisco, Max, che non ho capito. Niente, ti ha preso un po' d'acqua. Sì, ma che cosa pulisco? Il flex è buono. Il coso è intonso, cosa pulisco? Ti sto mettendo in crisi, eh? No, qualcosa, pulisci. Qualcosa va bene. Più o meno. Allora, vabbè. Dunque, ragazzi, ha detto Max che bisogna pulire qualcosa. E anche qualcos'altro. Comunque, abbiamo un problema che sembrerebbe legato al dot project. Dot project. Ora, S è uno dei quattro, diciamo, illuminatori, detto tra noi, no? Si potrebbe anche andare a vedere sul connettore qui quale linea non sta funzionando. A noi quello che ci interessava sapere, ma chi è che non sta funzionando? A quanto pare è proprio il signor Dot, perché ce lo faceva capire quella dicitura che abbiamo visto sul telefono. Non so se l'avete vista, metti più su, allontanati, avvicinati, no? Quello è in genere dovuto al signor Dot Project. Okay? E poi il fatto che dà subito errore ci fa pensare proprio che è sempre lui. Bene, allora adesso che facciamo noi? Andiamo a smontare. Io però prima ancora di smontarlo ci riprovo tante volte, che ne so, che Dio ce la mandi bionda con gli occhi azzurri. Spegniamo la macchina, riaccendiamo e vediamo. E non sono convinto che è guasto, però questo mi dice che è guasto, che devo fare io? Macchina chiusa. Adesso la riaccendiamo. Ok. E ricolleghiamo il dot. Allora. Dici perché, ma perché, ma perché tu non funzioni proprio mai? Il carpentiere ha finito? Sembrerebbe. Non le fanno altro buco, secondo me, ancora. Non la fatto, ne ha fatti solo due per adesso. Allora, NTC ci dice 31, già è meglio di prima. Check! Eh no, S è ancora malato, S. Abnormal solo S. Ok, allora andiamo a smontare purtroppo. Signora Anna, lei mi ha mandato un telefono che tira fuori i problemi da solo. Oh, non c'era questo problema, ma c'è. Ora, come si tira fuori il Dot Project senza fare danni? Imparate, poi non dite che non ve l'ho detto, eh? Imparate. Intanto io uso un tool per tenerlo fermo, però anche così a mano libera si potrebbe fare. Dici perché, ma perché, ma perché? Ho comprato questo tool che un po' mi aiuta perché mi tiene fermo l'oggetto. Eccolo qua. Adesso lo poggiamo qui. Che è questo, ragazzi. Adesso vediamo che c'è scritto qui, se è per X. Sì, questo va dall'X, questo supporto, fino all'iPhone 12, quindi va bene. Scansiamo questo, andiamo a posizionarci dentro il nostro True Type Camera, eccola qui, no? E poi mettiamo questo per tenere fermo. Voilà. Quindi serve solo a tenere più fermo mentre che lavori l'aggeggio, eh? Poi dovete essere voi che sapete lavorare. Non si lavora da solo l'aggeggio, eh? Dovete essere voi a lavorarlo. Eccolo qua, vedete? Ora io devo togliere il dot project che sta qui sotto. La prima cosa che faccio è togliere questa spugnettina qui, che poi se volete la rimettete, se non la rimettete non muore nessuno, però andrebbe rimessa qui dietro, ok? La metto da parte. Bene. Allora, adesso andiamo a togliere, perché qui per riparare adesso questa cosa, intanto adesso aprendolo vedremo com'è la situazione, no? Una volta vista la situazione possiamo o solo fare un ponticello sul MOSFET. Oppure in alternativa possiamo, già non ci si vede più là fuori, vero? No, già finito. Ah, già finito, pure con l'altra buca hai fatto? Sì.
Oh, ma sei una cifra rapido, eh? Sei maso rapido. Allora, questo dobbiamo togliere. Aspetta, lo faccio vedere dal microscopio se si capite meglio. Ecco qui. Il dot project è questo aggeggio qua, eh? Ok? Questo è il suo flex, questo qui. Lo dobbiamo sfilare senza rompere nulla. Come si fa a sfilare? Prima di tutto bisogna rimuovere l'adesivo che c'è qui. Potete abbassare la voce per piacere? Allora, mi serve un tool che ho qui che è sottile per entrare qua sotto. Dove sta? Questo non è. Eccolo qui. Allora, adesso andiamo a liberare la colla. Piano piano qui, vedete così? Hai capito? Piccoli, Ok. butti, però qui mi serve un cambio mentre si porta via questa roba. Fare i cibili, proprio il cibili diventa così. Andiamo appena appena per aiutarci, ragazzi. 100 gradi. Vediamo una scaldatina. Questo ci aiuta ad ammorbidire. Eppure tu, io lo so, io lo so. Ecco qui, siamo entrati. La colla si è ammorbidita, quindi siamo riusciti ad entrare con questo. Stiamo liberando il dot project da questi fermi che ha messo l'Apple. Diamo un'altra scaldatina, è rimasto l'ultimo pezzetto. Qui sul laterale qui c'è ancora un po' di colla, eh. Ok. Quante gocce di rugiada intorno a me. Che è? Che è successo? Hai fatto. Oh! Sì, è tenuta a finire la mia pizzetta sotto lo scotch e mi stava portando via. Scotch whisky pure l'amo. Stai fermo su. Ok. Ce l'hai mandato? Ecco qua. Vedete ragazzi, siamo entrati fin qua giù. Ed era quello che volevamo. Così la colla adesso è libera. Il dot project l'abbiamo liberato da sta colla. Adesso dobbiamo estrarlo. Adesso facciamo la estrazione. Piano piano lo tiriamo fuori. Su bello. Ancora non vieni? Che c'hai? Forse sotto pure bisogna liberare un po'. Vediamo un po'. È libero però. È libero in fostrada. Sì, dovrebbe venire tranquillamente perché vedo che ci passa questo. Vediamo se riusciamo a farlo uscire, eh.
No, non si muove di pezzo, eh. Non si muove. No, non si muove. Ehi tu, ignorante. Ci buttiamo appena un goccetto di whisky, vediamo se lo aiuta a uscire. Un goccetto di whisky è sempre buono qua, così. Allora adesso non avremo più le pozzanghere? Che le pozzette. Pozzangherone quindi avremo adesso? Ah, i pozzetti piccoli dici tu? Cioè direttamente a Tevere. Ah, il fiume Tevere, è buono il Tevere però, eh. Ok, vediamo se Poi se troviamo un po' di ghiaia, li scoperchiamo e esce. Ah, ci li buttiamo sotto. che cosa è scoperchiare? Ah, quelle si ritirano fuori. Sotto dove? Andrebbe messa sotto tra quello e quello. Perché? Che Mi sa fa la... che fa da drenaggio. Ah, la scuola del... Oh, no, oggi è proprio un... Via, vai. Questa è mia sorella, vuoi scommettere? Scommettiamo, Dalla suonata? Postino. Ragazzi, che mi avete regalato? Che mi avete regalato che è così pesante? È pesante. No, lo so che cosa mi sono autoregalato. Le vitamine. Non è le vitamine, sono arrivato stamattina. Ah. Un Queste non sono le vitamine, è un altro strumento utile di lavoro. altro strumento. No, di lavoro, di... che serve in casa. Indovina cos'è? Dai. Che serve in casa dove? In cucina, in camera da letto, in sala, in laboratorio. Diciamo al bagno, va. Che è uno scalda. Sì, non scalda, no. Scaldino. Non scalda, no, non è uno scalda. Poi? Allora, prima che apro, che cos'è? Che cavolo, è questo, guarda. Lo conosci questo strumento di Il lavoro? colluttorio. Bravo. Questo qui, quando tu vuoi stare a posto con la bocca, se devi trovare il dentista che costa troppo, usi questo. Ma infilate così grosse. È da 1 litro, perché prendi i panni, no? Ah, ecco. Che no, prendi quella di 100 grammi. Io ogni giorno mi lavo i denti, mica mi Ma lavo una volta. Ah, tu ti lavi ogni volta da papà. Ho capito, qual è il tuo problema? No, non ho capito. Non ce li vedo, erano tutti zozzi. C'avevo occhiali zozzi, non vedevo più niente. Non ce li vedo. Eh sì, io invece non ci vedo proprio perché.
ho messo a posto, eh. Scusate, ma ci voleva. Quello è utilissimo quello strumento, te lo consiglio. E lo trovo, laddove lo pulire. Laddove? E questo si apre? Sto scollando questo nel frattempo, eh. Ok, vediamo un po'. Ancora un po' di sopropiletto, così la colla si ammorbidisce. E possiamo sfilare senza rompere nulla, perché il lavoro fatto bene è cercare di non rompere nulla, giusto? Giusto, no, giusto. Tu hai rotto qualcosa lì, però, non va bene. Il lavoro hai fatto male il lavoro, eh? Pure tu rompi. Sono avanzati i pezzi. Pure i pezzi sono avanzati? Sì. Beh, il buon tecnico fa avanzare i pezzi, però boh, non lo so. Sempre che cosa hai fatto avanzare tu? A me un po' di mattonelle, un po' di cemento, un po' di sabbia. Vediamo se esce mo, se si sfila. Ehi amico, ti cominci a muovere? Ma quanta colla ancora c'è? Ah, di qua c'è la colla. Secondo ne mancano ancora 1, 2, 3. Dobbiamo togliere quella colla per poterlo smontare. Ancora ci aiuteremo con una cosa molto sottile, che sarà un ago. Poi dire che i laghi non servono, guarda che ti è. Lo inseriremo qui e fa togliere sta colla. Max, tu hai già visto questa operazione un sacco di volte, no? Di come si rimuove il lottopraggio senza, ah, no, sì, sì. Senza colpo ferire. Sì, io ci ho provato una volta, ho sfasciato. L'hai rotto? Sì. No, ho dovuto togliere... Ah, non l'hai rotto? No, no, ho dovuto togliere la gabbia. Hai rotto le scatole? No, perché non mi usciva alla fine, ho detto, qui... Io... Te sei arrabbiato? Continuo, no, se continuo lo rompo. Ah, alla fine hai rotto? No, no, ho tolto la gabbietta del ferro. Vabbè, quello lo sanno fa tutti. Toglie la gabbietta e poi scappa l'uccello. Ma se togli la gabbietta scappa. Rotto, quindi ho... Capito? Scappa l'uccello se togli la gabbietta. I tentativi, no? Mo' per esempio mi sto riparando un flat rotto di un sensore di prossimità di una con 6S Plus. 5 ponticelli devo fare. Uno ha fatti i due, uno ha certo di tre. Ha fatti i buchi tu? Ha fatti i ponticelli. Ah, non sei tu che l'hai rotto. No. Non hai stato tu. Hai stato io. Guarda, guarda se esce questo stronzo, vai, va. Rimane lì bello, tranquillo, non può uscire. È quello di mio cugino, no? Ah, sì? Sì. Ah, ok. Marco, quando non esce, come si fa a cominciare a uscire? Andiamo a scaldatina e tiriamo. Sì. Giusto? Ah, gli canti una serenata. Ti cantava una canzoncina? Possiamo provare, sai. Fai la canzoncina, se funziona. Ma adesso non ti c'è. Ah, sei ancora al secondo? Sì. Ma fai un architetto. Quante ne devi fare in totale? 5. Beh, auguri. Se poi le chiamo un architetto a fare i ponticelli. Un dentista, che vuoi? Uno dei due. Basta che gli faccia il servizio. Allora, vuoi uscire o no? No. Aspetta, questo è tosto, eh. Non vuoi uscire. Ma ditemi, ma che ci hanno messo qua dentro? Eppure ho fatto quello che dovevo fare. Facciamo questo. Dingi, perché? Ma perché non vuoi uscire proprio da qua? Bodrux? Bodrux non si è visto. Voi visto che sto in diretta e non entra. Ah, sì? Sì, è timido il ragazzo. Vabbè che di solito alle 5 e mezza si presenta. Ecco, adesso più o meno. Che alle 4 e mezza riattacca, mentre che sbadiglia. Mentre che sbadiglia, mentre che si fa... Ma non sto alle 5 e mezza. Perché? Che ora che pensavo che era, no? Sei e mezzo. Sì, è 10. Ah, ecco perché non si toglieva, perché sono stupido io. Vuoi staccare la colla pure che tocca sotto? No. Come no? Come no? No. Ha detto no? Sì. Ma ho capito perché, ma ti faccio vedere che tra un po' viene, eh. Già sta facendo, sta per venire, capito? Allora, prendiamo questo. Però non me lo dici tu. Dici, ma io che ne so, giusto? Ripeti così, io che ne so. Allora, andiamo a staccarli, se no non verrà mai. Eccolo qua. Ci inseriamo tra uno e l'altro qui, così. Tanto per rompere le scatole. Bello. Ecco qui. Vedrai che mo viene come un burro. E anche da quest'altra parte. Dici liscio perché... Come liscio come l'acqua. L'acqua è liscio e ruvida.
Eccolo qua, l'abbiamo quasi scollato, eh. Però si mette a parlare con gli integrati, stai giusto? Sì. Ah, ecco, lo vedi, l'avete nominato, eh? Ha aperto il corso. Ha aperto il corso. Ha aperto le danze, si fa così. Ok, adesso dovrebbe venire come il burro. Vediamo. C'era un passo che mi ero dimenticato. Guarda, tiè, guarda come è uscito. E voilà! Facile, facile, era un passo che mi ero dimenticato. Un passo. Fa una succhiata qua. Pulito? Pulitissimo, tiè! Come mamma santissima l'ha fatto. Oh. Adesso andiamo a intervenire sul difetto. Intanto accogliamo qui il sciagurato che si è presentato solo a quest'ora, perché Arrivato. prima, sì, ti ho detto adesso che è entrato. Che stai ascoltando tu? Eccolo, parli del diavolo, ne spuntano le corna. Parlo del Hola. diavolo, ne spuntano le corna? Buonasera. Hai sentito che ti abbiamo nominato 2 secondi fa? Come? No, adesso sono arrivato. Sono arrivato adesso. Ma non l'ha sentito quello che abbiamo detto nella diretta? No, Ah, io non c'è la aspettavo da campanella. tagliare. Bravo, eh? Non sei mio amico quindi su Ce YouTube. l'ho la campanella, però devo arrivare a casa. Ce l'hai la campanella? Quindi che Sì. pecora sei? Nera. Eh? Pecora nera. Senti, questo qui mi dice che hai rotto l'esse. Non lo posso dire in diretta, su. Hai rotto la S, Sei un no? caro amico. Come? E caro È amico, mi uno dei canali, scrivi? no? Sei un Caro caro amico, amico. ti scrivo, sei rotto la S qua. Io ritesto ancora perché non sono convinto. Check. Ancora. Ah, se non funziona proprio niente. È Di. tutto fuso qua, mi dice. Chip fuse, please replace. Ma come replace, oh? Poco fa ne segnava 3 su 4. E mo so 4 su 4. Ma non segna più niente, lo sai com'è? Chip 30, check. Sicuramente si sarà rotto magari la donna. E chi l'ha fatto niente? Non ha fatto niente vostro onore, sono innocente. Mica mi chiamo Bodrugno, che gli rompo le cose mentre che smonto, eh. È una Vabbè, ti battuta, devo eh. chiamare come me. È una battuta, sto scherzando, Eh eh. certo. Una Senti, battuta. ti ricordi l'XS di oggi? Quello che si leviamo ogni 3 minuti? Te lo ricordi? Faccio come la Carrà. Ed eccolo qui! Sai che fa adesso? Eh? Non si accende. Non si Non si riavvia accende. più, che stai a dire? Funziona? Disgraziato, come non si accende? Funziona benissimo, eccolo qua, ci ho messo anche le mie applicazioni. Ma che stai dicendo, l'animaccia tua? Come non si avvia più? Che pensavi che non funzionasse? Funziona, l'abbiamo riparato. Mica qua siamo a vendere i polli, eh? Non stiamo allevando i pulcini qua, eh? Mo tocca riparare questi XS Max, però Oh. qui non stiamo allevando i pulcini, eh? Si dice non stiamo pettinando le bambole. Quella roba là, basta che l'hai capito. Funziona, funziona, era quello lì. Ci ho indovinato. Oh, non se ne accende nessuno. Però l'NTC è normale. L'IC è normale, l'NTC è normale, tutto il resto is abnormal. Secondo me questo si ripara senza cambiare flex, ma facendo un piccolo interventino alla Mignanelli. Tu mi avevi già capito, vero? Salva i. No, salva. Fagli Com'è? fare il salto della guaglia. Fagli Che? Il fare il salto salto della della guaglia. guaglia. Quale Ah, guaglia? lo conosci il salto della guaglia? Bravo. Però io non l'ho rotto, giuro a vostro onore che non l'ho rotto. Sono stato molto delicato. Vero che Sei sono stato sicuro? delicato? Non lo so, non ho visto nulla. Senti, tu non puoi essere che non vedi nulla, eh? Tu ti discolpi sempre. Io stavo lavorando da fuori. Come stavi lavorando da fuori? Oh. Ah, è vero, stavi sfasciando un Quindi pugno. non ho visto nulla. Che Ma ha fatto i pozzetti il ragazzo oggi, eh? Sai cosa sono i pozzetti? pozzetti?
Niente. Con le derivazioni per. Qui io fuori nel giardino, siccome ho fatto fare il lavoro a uno competente, in pratica un ignorante, mi ha fatto tutto il lastricato, però non l'ha messo in pendenza. Quindi ogni volta che piove si fanno belle 3 pozze d'acqua. Capito? Ah, tu gli avevi dato del vino da bere, perciò No, quella veramente parte l'ho mandato a dipendente. fare un'altra cosa. Non le ho dato del vino, l'ho mandato a fare la spesa a un certo punto. Senti, tu non sei in grado, vedi, di fare un attimo una camminata verso di là e non tornare più. E l'ha fatta la camminata, eh? Scusa, mi prendo la partita. Te l'avevo anche detto di mettere la pendenza a quell'imbecille, quel bucefalo. E non fa fatta la pendenza perché non capisce una mazza. Trattasi di bucefali. Sì, vabbè, bucefalo gli fa un complimento. Che bucefalo è più intelligente Che di te. Non lo sta molto da quel pezzo di qua. devi dire opossum. Opossum. Ciao, Ezza. Ignorante Ciao, cretino che Max. non è altro. Vabbè, usiamo questo, non so che fa. È sparito, ogni volta che sparisce quella Non è che gente. sono Ah, da dall'altra parte, eh? qualche parte sta. Boh, adesso mica mi metto a cercarlo, tu stai. Io adesso devo fare un'operazione qui per riparare il dot, perché stranamente mo ha deciso di rompere le scatole. Tanto noi i dati li abbiamo salvati, cioè abbiamo pure il flex nuovo eventualmente, per cui lo possiamo sempre sostituire, no? Adesso mi ci vuole un po' di... Siamo al terzo? Eh? Quale terzo? Al terzo conto? Al terzo. Fai il quarto e poi L'hai fatto il terzo? sì. E poi? Devo fare quarto e quinto, piano. Pure a Cassino c'è il quinto ponte, lo sapevi? Accanto a casa mia c'era un posto che chiamano Quinto Ponte. Quinto punto. A Roma ce ne stanno 10. Sono Ponti? 10 punti. Ah, non lo so, io non mi fido, non Non lo so. mi fido di punti. Io non mi fido di te. 32-38, Giuseppe. Ah, senti. Cioè, mi sembra 10, non mi ricordo. 10 forse. Lì si parte dai 7 e poi si vanno a finire i 10. Noi da bambino andiamo a caccia su quei punti, eh. Ci costruiamo gli archi con le frecce. Ma si può chiudere la finestra? Come Come no? Che c'è freddo, Max? no? Una certa giornata. Rona, Non c'è seguimi. giornata. Non è Questa che è la stai vecchia. cominciando a diventare vecchio, Max? Sì. Eh? A cominciare a parola grossa. Non è che sei po' vecchio, Max? Certo. Allora, adesso dobbiamo rimuovere questo che si chiama mo offset. Mo offset, giusto? Ho detto bene, ho detto bene. Hai capito? No. MOSFET. Ah, ormai ho fatto la cosa. Allora, dobbiamo cercare di toglierlo senza procurare niente attorno. Come si fa? Con le mani. Giusto? Allora, prima di tutto togliamo attorno, c'è appena appena un friccico di resina come al solito, la andiamo a togliere. Useremo per lo scopo solo 100 gradi. Via. Ha preso un bel po'. Devasta verde. Devasta verde. Alla solder master. Hai stato tu che mi hai tolto tutto quanto tu. Uè, che siamo raffreddati pure tu, mo? Max tossisce, tu tossisci. No, io non si sto. Non avevi Monterò il tossito poco collo. fa. No, cioè io Hai detto una cosa da vecchio, che cosa avevi detto? Io. Eri stato Ma tu? quando ho tossito sì, ho tossito io. È stato tu? Ma Boh, chi è stato? che lo so. Tu non sei stato, quello non è stato, chi è stato Gatto. allora? Mi nascondete il dito, eh? Buttate la pietra e nascondete la mano, eh? Io stavo sempre dei ruoli. Ok, la pulizia mi sembra che l'abbiamo fatta.
Sembrerebbe di sì. Non ballo il tango col caschè, però, prego, grazie, scusi, le tornerò. Te la metterò. Ecco, sta piega, eh. Subito che costo mette questo, eh. Devo dire niente, glielo mette, glielo faccio. Chi è che mi sta a chiamare? Ah no, è l'avviso di farsi un quarto d'ora di pausa. Bene ragazzi, vediamo tra un quarto d'ora. Non me li faccio mai questi quarto d'ora di ripausa, eh. Perché? Ecco, come se lo facciamo, andiamo a pia caffè. Allora si è appannato tutto qua. Sì, oculari, io ho troppo caldo quando ho la mascherina. Per cui si appannano e non ci vedo, bisogna che disappanno. Ci si fa una bella cortina di panna. No, quella è buona da mangiare. Allora, vediamo un po'. Sì. Andiamo a rimuovere questo fregnetto. Stai fermo così, grazie. Dove sta? Qui. Parapapapara. Si muove sto disgraziato, facciamo con questo, va. Si muove, non sta fermo. È un po' movente. Si muove. Con questo non ci dovrebbe muovere. Si sempre tutto qua. Ok, vediamo. No, è troppo grosso, la punta più stretta. Questo no. Questo dovrebbe andare bene. Tabacchino, arrivo subito. Sì, vai a comprare il veleno, va. Quello sì. Lo vuoi un po'? No, no, grazie, avvelenati da solo. Non ti do una mano. Quarto ponte? Quinto piano? Massaggino. Prova tattica. Tattica prova. Sì, bisogna riuscire mica adesso, cioè. Ma magari vai un po'. Metto giù. Punta sottile. Andiamo. Ho messo due di mezzo a marzo. Oh, funziona, no. È lui, è lui.
Era lei dimenticata, era lei emozionata. Era lei. Era lei. Mazzalo, è tosto da toglierlo, eh? Resiste. Io direi di utilizzare un attimo una bandiera forte. No, no, non può essere, dopo qualche mezzo mondo. Così va bene. Allora, cerchiamo di toglierlo, questo stupido ignorante MOSFET. Era lei. Manca l'ultimo? Tu parla... Parli con me? No, parlo del Max, ponte. Eh? No. L'uomo del ponte? Parliamo del ponte. L'uomo del ponte ha detto sì? Diciamo anche l'ultimo. Ma li mortacci tua. Sembra facile. Si leva? No. Ha detto che resiste. No, l'hai visto veramente troppo bene, Giuseppe. No, no, questo è quello originale. Ah, ecco. Ah. Allora, messo colla contro colla. Devo togliere per fargli il ponticello, sì, capito? Sì. No. Ah, fanculo, era ora. Okay. Si può dire a fanculo? Ok. Non abbiamo fatto danni, e quello è importante. Ok? No, mi ricordi la barzelletta culo, culo, sai? La barzelletta culo. La barzelletta culo è... Era culo, C-L-C-U-L-O? Ah, sì? No. È tornato Botrux, no? Bambino visto. MTTCL. 6 anni. Come dici una parola, dice che significa, capito? Bambini così curiosi, no? Allora il padre così stava vicino, passava al supermercato, era una bella signora. Con un bel portello dice. Figlio, lo sente. Papà, cosa significa uno? No, è sbagliato, no, inizia a dire tutte frasi, no, perché non ho detto quella parola, ho detto che ha un bel paio di pantaloni. Che cosa sono i pantaloni? I pantaloni sono quel vestito che si mette con la cinta. E che cos'è la cinta? La cinta è quella fascia di pelle che ti serve per stringere la vita, perché sennò ti cade l'altro. Cos'è la vita? È la vita. Culo! Ho detto culo! Giù, no, per troppo lungo. Ok, ponticello fatto. Vediamo se adesso risulta funzionante. Ponticelli tutti, eh? Siamo tutti di ponticelli. Qua serve se puoi ripararlo. Mo, o funziona con questo o cambiamo il flex. Dovrebbe funzionare già così. Sì. Da quello che so io, dovrebbe già fungere così. Ma lo smonto. Cioè stiamo col macchinario che prima diceva che non funzionava niente, no? Giusto? Giusto? Giusto. Giusto? Giusto. Giusto. Abbiamo un problema? Abbiamo un problema. Esci da qui. Esci da questa porta. Esci di qui. Esci da questa cosa. Allora, andiamo a testare il nostro flex che abbiamo ora modificato. Accenditi. Ok, allora ci diceva 30, certe volte 31, sarebbe meglio 32. Quanto dice adesso? 33. No, dottore, no, dica 33. Allora, mettiti adesso dice sempre 31. Allora vediamo se finalmente normal check.
Metto. Continua a dire che S è strano. Come quando era montato, S non va. Ma vedi se qualche pedino è andato a... Ma di questo, il connettore, dici tu? A fare la spesa, sì, pure. Del connettore potrebbe essere, perché questo l'ho ponticellato e sta a posto. Andiamo a vedere, va. Perché lo faceva pure prima. Ma che se rovinano così, Bodru? Le persone stanno bene e muoiono. E beh, che c'entra? Mo' comincia a fare il drastico, eh. Io non c'ho tempo per morire, eh. Potete pure fare. Ma ricordate che ancora io non, ancora non sei voi. Pronto per il chiavuto. Così disse il vecchietto. Come hai detto, scusi? Ancora non sei pronto per il chiavuto. Lo sai che questo qui è intonso, sto connettore è meglio di così, se muore. Come cacchio fa a non funzionare? Eh? Dimmi cos'è? Mi tocca cambiarlo. Quando è così, che tocca fa? Cambiarlo. Ma vedi... Potrebbe essere invece il di sotto del dot che sta rompendo. Vediamo un po'. Le piattole sotto, no? Entrata acqua. Ah, è tutto resinato. Come fa a entrare l'acqua qui? Entra l'acqua. Ed era pulita poi, era pulitissimo. Più pulito... Ammazza come l'ho fatto alto sto... È un pinnacolo. Tocca abbassarlo un po' perché è troppo alto. Vabbè che so fare i ponticelli, ma questo è troppo alto. Ah, sì. Sembra un pisello invece che un ponticello. Tu ridici. Se, guarda, vabbè, aspetta, se conello, te lo faccio guardare poi... di fianco, aspetta. Guarda, questo è il mio ponticello. Non visto così sembra normale. Guardalo di fianco, mo. Guarda qui che vedi. L'hai visto che pisello? Ho fatto la torre di Parigi. Ah sì, la Tour Eiffel. Perché la torre di Parigi è la Tour Eiffel, giusto? Può essere. Vediamo se adesso è abbastanza basso. Tur era lei. Sì, adesso vedi? Ah, che mano da barrucchiere che c'ho. Posto. Qual è che non te vede? Qual è l'esenzione? S, di stronzo. S. Quale? La destra o la sinistra? Come a destra o a sinistra? S non so dove sta. Come che questo? Domanda? È quello il primo di qua, sopra. Quello stretto, diciamo, no? Vedi se c'è qualche filetto che non I sta... I filetti sono tutti buoni. Sono perfetti, dottor, purtroppo. La prima cosa che guardate è quella. I filetti sono buoni. L'IC è buono, però S dice che non va. Ma pure prima di aprirlo S non andava, eh? Capito? S è posto per flex. Appena che tocca cambiare flex. Hai capito? Eh sì. Io non volevo. Se da problemi? Sì, è da più errore. E il connettore FPC invece? No, sta a posto pure quello. Ma scusa, questo da errore che c'entra il connettore, mo? Sul connettore arriva pure quello. Sì, però se io questo qui lo testavo ed era buono, avrei detto allora è la scheda. Non so se mi piego, eh. Sì, questo non è buono. Poi posso andare di dopo che l'ho riparato, sì, è la spiega. Allora, 31 NTC, ci può stare. Quando gli dico check, solo S mi dice che non va bene. Tutto il resto, vedi, si è illuminato. Ah, no. Aspetta, mostriamo in un microscopio. Solo la S non si illumina, vedi? La S sarebbe questo grande che sta qua, vicino all'NTC. Vabbè, a sto punto io non so... Non credo che posso ripararlo se non cambiando il flex. Che gli faccio? Ma ce l'hai il flex? Sì, casualmente ce l'abbiamo. Perché l'ho comprato sapendo che forse devo cambiarlo. Ho fatto le previsioni. Bravo. Ho pensato, puoi vedere che è il Dot Project? Beh, questo connettore è così bello che mi pare strano. Io comunque lo ripasso a mano. Tanto adesso lo devo buttare. Ripassiamolo a mano con un po' di stagno e vediamo se tante volte... riprendesse vita, no? Uh-huh. La vita che passetto dove andrò è la mia vita. Ok, prendiamo il saldatore, quello di precisione, un goccetto di stagnuccio, eccolo qui, e vai. E vai, e vai.
avanti te che a me mi viene da ridere. Capito, Alessà? A me mi viene da ridere, comincia tu. Vai avanti tu che mi viene da ridere. Ah. Qui c'è Max che sta facendo i ponticelli di Brooklyn. No, quelli di Parigi. Oggi è in vena di ponticelli, Max. Eh? Ha fatto quelli di Parigi. Notre Dame? Chi è? Quale sei, Max? Chi è? È l'ora per te. È l'ora mia. È la pillola. È l'ora che te pia sta pasticca per te. Cioè, penso che ormai sono tutti d'Italia. Ormai lo sanno che tu ti impasticchi, su, lo sanno che ti impasticchi. Ok, allora ragazzi, adesso che abbiamo dato una saldata fatta come si deve, vediamo se tante volte avesse ricicciato, non credo. Dovremmo cambiare sto flex sicuramente, perché a volte rompono le scatole. Costa comunque il terzo FSD di seguito che stiamo riparando, eh? Quello mio ormai è abile arruolato. Ok, aspetto. Ah, beh. Ma la spendo, dico. L'hai rispetto tu. Come no? Dì la verità. Mi stanno a caricare l'applicazione, è molto, eh? Le app. Allora, vediamo se adesso fosse la vera buona. Colleghiamolo. Allora, sempre 31, non 32, 31. Check. Niente, S proprio non ne può sapere. S. Niente, è morta la S. Niente S. La S non c'è. Non l'avevo considerato. Mortacci tu. Che vuoi essere una resistenza, condensa, niente. Sì. Tutto sano. Tranne che è buono, questo non ha toccato nessuno, eppure non c'era. Lo telefono comunque secondo me uscirà una cosa dietro l'altra, perché l'ha portato per un motivo, poi uscirà un'altra cosa, ora sta scendendo la S, tra poco uscirà la A, la B, la C. E che cavolo? Vabbè, niente, cambiamo il flex, ragazzi. Vai. Stacchiamo il C. Hai detto vai? Certo. Vado. Allora prendiamo il preheater, che ci è utile in questi casi. Chi l'ha visto? Chi ha visto il preheater mio? Eccolo. Vieni qua, amico. Mettiamo riparato. No, sotto. Riparato. Accendiamo il preheater. I ponti sono idi? Ok. In questi casi preferisco usare il preheater perché me lo scalda da sotto e io lo tolgo bello preciso in il libato come la mamma l'ha fatto. Ah. Hai detto scaldo da sotto. Io l'hai fatto tutti e cinque i ponti? Sì. Davvero? Bravo, ma che cosa hai fatto al ponticello, a quel flex di merda? Sì. Mi esercito, Giuseppe. Ma quello è da buttare. Chi se ne frega, mi esercito. Ha chiamato l'esercito, poi adesso la sua marina e poi dopo di casa sulla piazza. Di quale esercito sei, scusa? Di quale esercito sei che non mi ho riparato, che mi frega. Allora dobbiamo rimuovere questo aggeggio, questo attrezzo, ragazzi. Teniamolo sul pre e togliamo intanto la resina attorno. Sul pre header. Hai capito? Non l'avevo considerato. Garantisci per quello? Guarda qua, c'è uno sporco. Qua. No. Ok. Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? E poi mi spieghi il suo ruolo qual è? Io volevo inventarti da solo. Semmai. Come mai? Mente lui? Lui chi è? Lui chi è? Tra un po' lo togliamo, eh? Ci siamo quasi, eh? Tutte le cose si fanno con la dovuta precaution e con la dovuta dovizia.
Ancora non è pronto il ragazzo, ma tra un po' sarà nostro, eh. Hai detto coglione? Ho Volato. sentito bene? Vabbè, quello stava. Ma perché prendere le lenzette? Se ci metti tutto il buco in video, pure Ah. prendi. Quindi ti stai dicendo che devi essere più attento? Ok. Frigge? Questo? Sì, gli diamo una mano con un po' di flussante a staccarsi. Perché sennò non viene via subito. Questo entra sotto e noi andiamo e lo prendiamo, vedi, guarda, oh. Andiamo bello, vedi? Gli abbiamo comprato una vocale, capito? A posto. Allora, questo qui che abbiamo appena staccato è il signor Dot Project. Il progetto Dot. Eccolo qua. Questo va pulito adesso perché tanto il flex che useremo già c'ha lo stagno. Già è preparato per questa operation. Adesso noi con un po' di trecciola la puliamo. Upulim. Ok. Aggiungiamoci ancora un po' di whisky e un Coca-Cola. Rock and roll. Ok. Adesso cambiamo punta perché questa è troppo fina. Ci mettiamo quella a scalpello. The scalpel point. E andiamo. Sta arrivando Tigula, per la cronaca. Lui cuè, lui chi è? Na 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 na, non l'avevo considerato. Eccolo. L'ho sentito da lontano, eh. Quello l'avete sentito? Io Io sì. no. Dove stai? Sta vicino allo scalpellatore. Viene qua. Al pittore ti voglio parlare mentre dipingi un altare. Io sono un povero negro. Per far telefono ci vuole l'aria. Per Ho parlato fare col pittore l'aria. Spuntino. Ma toccava la pausa. Com'è? È vero. Max, facciamo sta pausa, sì o no? Sì, caffettino? O facciamo l'andropausa? Eh sì. L'andropausa, sì. La meno pausa, no, insomma, basta che scegliete, Pausa! pausa. Lui chi Oh, sempre a dirti è? stupido oggi, Max, perché? Su, non ti disprezzare. Oggi Max ce l'ha così, le sa. È un Perché? continuo, quando sono stupidi, quando sono stupidi, Max, preparate, E fa che? quando sono stupidi. È fermo che vengo a Roma. Quando? Sta panzetta te la famo quadruplicare, le sa. A Pensa? A gennaio, a quanto pare. gennaio? Il giorno del compleanno tuo, così ci porti i pasticcini. Oh, davvero il 10 è il compleanno mio, eh? E mica sto scherzando, io porto i pasticcini, non ti preoccupare. Ma quanti giorni Ho Okay. detto Se vuoi, che ti porto i se pasticcioni. suono la chitarra, ti faccio tanti auguri a me. Con Tira le fuori dei candeline però, eh. pasticcini, eh? Con le candeline però. Con le candeline, Preparate la torta. eh? No, ma io posso fare un panino con la Nutella che le candeline sopra. Ecco, è economico, ragazzo, hai sentito? Io porto i pasticciotti. Porta quello che ti pare. Allora, questo l'abbiamo clonato, cioè nel senso l'abbiamo preparato. Adesso andiamo a scrivere il nuovo flex che ci abbiamo comprati, perché pensavamo che ci poteva stare un problema di dot project. Questo
Questo è sempre il solito macchinario. Abbiamo qui salvato i dati del vecchio Fleck. Se è riuscito. Perché si sentiva l'audio. No. Prendiamo il nuovo Fleck. Se lo sta. Cambiare il vetro. Dot Project iPhone 11, forse è troppo. No. Qui, che non l'ho preso? Marco, se lo sa? Non è che sbagliare i video, ha fatto qualche inciccio, no? Chi è? Chi è stato? Non l'ho detto di meno. Ha strappato il fletto. Sì, quando ha piegato l'ha tagliato. Sono incidenti di percorso, Marco. Allora, vediamo se lo sta. Per fare il povero. No, ci vorrebbe no, dom. No, eccolo. XS Mac, se lui. XS Mac, se. Ho comprato 10 euro, te. Mac, se. Per un'altra operazione. Chirurgica. Ok, abbiamo Abemus Papam. Quanto costano questi cose? 25, se non sbaglio. Adesso me lo. I fregnetti? No, de meno. De meno. 19? De meno. 18? 16 più IVA. Hai detto niente. Ah, ecco. Allora, 16, quindi stiamo sempre sui 22. Allora, andiamo a misura, a scrivere questo. Lo colleghiamo. Oh, stronzo. Stronzo, stronzo, stronzo. Collegato, ci dice XXS che è smart. This material ha functional defects. Oddio, sempre la stessa roba, dice questo. Infatti è tua. Open. Era questo. Selected. Allora, per iPhone XXS bien opened. Burn. The burn will cover the original data. Sì, voglio confermare. Checking. Burn success. Notice. Attenzione. Please make sure that mobile phone. Devi essere sicuro che il tuo iPhone non sia inferiore a iOS 13, ma stava iOS 15. Otherwise, altrimenti, it cannot be repaired perfetti. Non è riparato perfettamente, abbiamo capito. In pratica, questo funziona solo con iOS 13 superiore. E stiamo superiori, no? Superiore? Sì, sta su 15, quello che ho io. Ma come, stai distratto? E non l'ho detto. Andiamo a fare la pausa? Facciamo questa pausa caffè, poi facciamo una saldatura e testiamo, dai. Ok? Pausa caffè, ragazzi. Dai, caffè, dai. Mo scrivo là, pausa. Pausa caffè, come ci potessi fare però? È un caffè, sì, sì, sì. Uno che si fa una donna nuda che balla. Vabbè. Sai, quella è interessante, Carmencita, metti Carmencita. Se è cotto o la mozzarella non va a niente, solo se è grassa.
Figa? Chi è? La moglie? Diga, sono qui al caffè. Ma certo, come pure. No, no, Giuseppe non c'è stato. Ho detto, basta, sono qui, no? Al caffè pure. No, non c'è Giuseppe, è uscito. Ma chi se ne frega? Ma no, questo ha detto che stasera c'ha da fare con te. No, non ti vedi da ride? E vabbè. Che sei uscito? Hai finito? Stai uscito? Che stai facendo? Sì, ho finito. Sono andato a vedere la dottoressa che vedo sempre fare l'impegnativo, così mi va a medicina che mi ha dato un ginecologo. Va bene. Ti tolgo dal viva voce. Va bene, ok. Vabbè, io tra un pochetto lo vado a vedere. Sì. Se rispondo io per lui, questo non parla. Sì, sì. MTTCL, mamma mia, quanto sei maleducato, eh? Lei ha parlato di ormai sempre sta parola in bocca. No. C'hai, eh? Oh, e che vuoi? Che sempre sta MTTC, non so che è. Poi, okay. MTTC, se vuoi te lo spiego. Io lo vado a saldare, lo so benissimo, non c'è bisogno che me lo spieghi. Allora, perché... Era per dire, facevo finta di non saperlo, no? Ce l'hai, perché... Oh, ma sembra bagnare, stai tu. Ogni volta che parli con tua moglie sempre, sempre roba da bagnare. No. Ah, c'è sta quella, sì, è vero, sì, sì, va bene. Sì, sì. Vabbè. Io poi mi devo mantenere leggero, questo magna come un dannato. Ci stanno pure i filetti del bacano. E nient'altro. Oggi è parte di pesce, Giuseppe. Ah, ok. È giusto, ci stanno, eh? Stanno giù tesoro. Sì. Mantiene le tradizioni, eh? Mi sembra di sì, un pacchetto, guarda. Io non lo so se ci stanno, eh? Un merluzzo, una spigola. No. Un rombo. No, no, le puntarelle di sera no. No, le puntarelle no. Puntarelle di sera no. Rimangono sullo stomaco appuntate. Se si appuntano sullo stomaco le puntarelle. Le puntarelle no. Le zucchine lesse, vai. Max, se si appuntano sullo stomaco le puntarelle. Le zucchine in padella, beh. Prendi le zucchine. Uh-huh. Ah no, due puntarelle con la luce sono insostituibili, Max. Chi è che mi sta chiamando? Da sola? Da sola? No, 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 no. Ecco qua, si è posizionato finalmente. 5, 4, 3, 2, 1, basta. Ragazzi, bisogna avere occhio pure per vedere quando si posiziona, eh?
per chi non lo sapesse. Venite a fare il corso da iPhone Assist, saremo io, Bodrugno e company che vi terremo compagnia e vi prepareremo in modo professionale. Allora, questo adesso lo andiamo a testare, adesso dovrebbe dire tutto a posto e niente in ordine. Abbiamo saldato Perfect Mount, che meglio non si poteva. Vediamo se il macchinario ci dice che è tutto a posto sta botta. Accendiamo il macchinario. C'è da fare troppa roba nella cosa, capito? Poi dopo. Sta partendo, eccolo qui. Colleghiamo questo. Ok, ci andiamo dopo. Ciao, basta. Allora, ma ti sei accorto niente che la macchinetta era partita da sola? Cioè? Stava scaricata tutta quanta l'acqua. Io non ho fatto niente, io sono innocente, vostro onore. Ho dovuto staccare la spina perché sono continuato a buttare l'acqua. Allora, che vuoi? Dismaterial, ma io mi dico, check. Vabbè, confermiamo. Come sta a sporcare la macchina? PC normale, tutto normale, tranne la S. Allora c'è rotto. Buonasera, maestri! È solo la S che non funziona, pure qua. E quindi era quello che era rotto. Eh? Chi è rotto? Joa! S. Però anche col cavetto nuovo, sempre S. Ma che posso dire? E che roba è S? Questo è uno dei poli, no? Ah, è vero. Questo si illumina su quattro, no? Pure S. Una grande, quindi sarebbe il polo rosso, possibile. No? S. Ma chi l'ha toccato? Chi l'ha toccato S? L'ha toccato tu, Max? Guarda un po', metti un po' sul... No, sta a posto, porca miseria. Perché fai così a papà? Guarda, te lo faccio vedere, ma sta a posto. I filetti ci sono tutti, è preciso, perfetto, eccola. Guarda, ora ti faccio vedere da vicinissimo. Giova! Lo vedi che tutti quanti precisi? Questa sarebbe, per non dire stronzo, sarebbe questo. Questo cerchietto qua. Questo è NTC. Questa è S, poi gli altri. S sarebbe questo, è l'unico che non si allumina. Ma che vuoi? Ma lui ha anche cambiato flex e non funziona sempre S. Che li facciamo se la S non funziona? Io compriamo una vocale. Magari in questi casi. In questo caso se lo tiene così, ma sa. FSD che funziona. Perché che li faccio? Io l'ho cambiato tutto, mo. L'ho fatto a po' di cielo, ho cambiato il flex, se cazzo li cambio. L'XS, Giova. L'ho fatto. Mo giustamente avviandolo con solo la parte logica, quindi FU che è normale, giusto? XS no. Può essere che non sia sceso completamente, vediamo. Provo la S. A me mi sembra che hai capito che sfiga? No, guarda qua, è sceso proprio che è innamori. Guarda là, ti è Max, guarda là, ti è. No, non c'è spazio, guarda. Guarda pure qui. Ma l'hai messo il... Meglio di così che voi, una vocale. Qui vediamo pure. Pure qua toccano tutto, eccole qua. No. Non vedo qua. Io eccole, guarda. Mi sono ricordato del disastro che ho fatto. Vedi? Sì. Tutto preciso, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Non mi freghi. Non sei tu, Tigris. Ma senti la parola napoletana. Tigris. O Tigris. Tigris. Perfetto. E così era. Ma i morti sono le sigarette, non l'hai via. Strano. Però... ci doveva stare un quadro da qualche parte, te lo dico, stranissimo, sempre solo S. Yes. The main B a raising problem. Tu sai l'inglese? Bravo. C'è un problema di rilevamento in pratica, dice. Certo, se non funzionano tutti, tutti si abbassi, alzi e abbassano. Solo S abnormal. Ora S che sarebbe quello, guardiamo sullo schema. L'ho spostato giusto un po' della fine, certo, no, sono così. Appena io lo tieni così e basta, no? Lo sta lontino, non l'ho ancora aperto? No, lo apriamo subito. Il pedino del connettore, ma lo devo sostituire. Ancora fa così quello? Chi è? Sì, qua vicino. Si accende? No, vero? Com'è che si è zucato? Vicino al connettore display? E vediamo da che si sì, funziona. Ed è saltato, ed è saltato, 60 euro. Proprio, è saltato proprio. La refresh, come si chiama? Quello buono, diciamo. Però la scelta era questo.
l'ho provato ad avviare. Quello ma io lo devo aprire. Guarda, se avessi bruciato una resistenza. Quello sarebbe la fortuna, perché se avessi bruciato una resistenza, sull'accensione, no? Beh, provo a dormirle per vedere se va. Ma si apre sul zio, no? Cioè, cambia il connettore. Ponte quello dei quattro lire che fa partire. Ma me lo prendo un attimo da un'altra scheda madre. Sono diversi, non è come all'epoca, insomma. Me lo risaldo. Di solito per farli partire c'erano il ponte dei quattro lire che gli davano pum a botta. Questi già c'hanno i quattro flat che te gestiscono solo lo schermo. Guarda un attimo a capire come è. A capire qual è. Mi vorrei mandare lo screen shot a me stesso del difetto, capito? Questo? No, il difetto, il pagamento che ho fatto per quella ragazza. Per avere i dati dell'anello, no? Si sta aprendo finalmente sto zio, ci ha pensato un po', eh? Insomma, mi sono informato su qualcosa che... È normale, perché il MOSFET è la limita, no? Non mi conviene, devo fare i contratti per un anno, non si può fare. No, c'è stato anche un altro, che è più basso, ed è, si chiama Iliad. Iliad? Che sono 9,90 € al mese. Sì, ma quelli, capito, tu compri la scherina, io la metto dentro un uterino e vai. Oh, sapete come c'è una saponetta come questa? Ma la saponetta già l'ho provata. Stendi il cavo! Mi sta parlando sotto? Sì, sta parlando sotto. Ma questa acchiappa dappertutto? Se vuoi tu? Ethernet. Io so veramente sotto. Ho capito. Ho già la saponetta, che tu già te la metti sulla seranda. Ti acchiappa. Quanto sta la distanza dalla seranda alla postazione? Io ho la seranda qua, la macchina di mio nonno sta con me qua e io metto il telefono sul vetro, ok? Può pure mettere una mensoletta dove sta la seranda? Lo metto lì, esco dalla seranda, faccio 10 metri e c'ho il vuoto, cioè esco da sotto il garage, però io quando esco col telefono devo aspettare tipo 30-40 secondi prima che mi prende la linea. Massimo! Ehi Giova! Buonasera! Buonasera! T'ho salutato prima, non mi hai risposto. No, non sapevo che eri tu. Vabbè, uguale, dai. Oh, non c'è sta qui quello che sto cercando io. Non ce l'hanno messo il dot project. Vetro, a me e quindi niente. Però vuoi fare conte via. Non ce l'hanno messo. Ma io mando un WhatsApp. Gira la terra. Dentro sta la macchina. Dove sta la macchina? Potrà, di fuori c'è stato l'altro il garage, giusto? Sì, ma io lo metto fuori. Lo metto, non posso mettere fuori. Devo rimettere l'antenna, qua, l'antenna. No, l'antenna, basta che questi qua c'hanno il coso, eh. Lo sta. In antennina che c'è da plug. Un cazzo. Fa una sega. E ti ho detto, senti, vedi qui i LED, quelli c'hanno il prezzo più basso. Prendo una scherina, compro una scherina. No, c'hanno proprio l'apparecchio che ti danno. C'hanno proprio l'antenna. Ma sei sicuro? Sì. Possono adesso tutti quanti stappacchi i ripetitori, perché non, sono tutti quanti a buttare giù la Vodafone e la Wind. Che vuole? Ma sta guardando i poli di questo per capire perché non funziona.
Questo comunica. Non capisco allora perché S non funziona. Comunicano benissimo. Perché solo S dovrebbe non funzionare? Bello, no? Sai qual è l'unica cosa che posso fare? Le cose per recuperare sto telefono, sai qual è? Voi lo sapete? No, no. Io sì. Faccio tutt'altra cosa, non faccio di... Questo non funzionerà mai, ti posso cambiare 100 volte il flex. La cosa che posso fare è un'altra. Ma ti faccio vedere qual è. Fammi aprire un attimo lì. Mi avete mandragata? Ma li facciamo qua. Sì. Gli cambi lì c'è quello dietro. Gli cambia solo la parte centrale, la parte girando. Se ce n'è qualcuno qua, se no. Ma dici che è compatibile? Con sì, l'IC che sta sotto? Già l'hai fatto? Sì. Anche già pubblicata. Questo è rotto, non si può fare. Non ce ne sta qualcuno qua. Di tu li devo conservare qualcuno. Perfetto. Allora, io ci dovrei avere uno di questi, questo è XS Max poi. No, aspetta, questa parte qui è uguale. Cambia il cavo, ma questo qui è identico per tutti. Allora, uno del microposto. Ce ne trovo uno. Uno era. Vabbè, a parte Eliade c'è sta quell'altro che era. Il microposto tu. Che buono, però devo fare un nuovo contratto. Io lo prendo. Tutti a contratto. Non so, ma io c'ho la necessità di dire, ok, lo prendo, provo, se non va bene ve lo riprendete. Ce l'hai la possibilità di riprenderlo? No, no, no. Come no? No, non c'è sta, con quello che mi hai proposto non c'è sta la possibilità, se no l'avevi fatto subito. Con Lincoln? Lincoln, sì. La smettete di inserirsi? Come di... Se si fanno la pubblicità io diciamo, no? Come dice, ragione. Ah, già, perché sei in via e cosa? Sì. E mi sono scordato, stai. Allora, buttiamo sette fuori così almeno. Sì, perché c'è stai, cazzo, che altro vuol dire? Allora faccio pubblicità con Assist. Con Assist fai i corsi. Questo devo fare, vero? Solo sì, è proprio. Questo è buono, questo è buono. No, non c'ho un cacchio di frenetto di quelli. Da qualche parte c'ho da te qualcuno, Chi cerca trova. Io li metto sempre da parte, però quando li cerchi ne li trovi. Andiamo qui. Qui ci stanno altre cose. Line. Vediamo questo scatolo. Allora. Qui ci sarà un bel dot project. Vediamo un po'. Mi sa che pure tu devi mettere un po' d'olio, Niente, nemmeno qui mi sembra che vedo comparire questo progetto. Vediamo questo. Eccolo, trovato. Meno male. Uno l'abbiamo trovato, va. Meglio che niente. Facciamo un trasferimento. Questo cos'è? Un altro dot project, sì. Ah, ma ce ne sta qualcuno in giro. Questo pure è un dot. Questo qui e questo qui. Allora, vediamo quale dei due fosse proprio di XS Max, così lo prendiamo proprio identico. Anche se per me sono compatibili. Questo cos'è? Questo è un flex di vuoto. Allora, vediamo. Allora, la sigla del flex originale è dell'XS Max, questa qui. 146005. Vediamo cosa c'è scritto su questi. Questa è 1462, non è uguale. Quest'altro 1085, sono tutti quanti diversi, però l'interno per me è uguale. Sarebbe di questo IC qua. Vediamo, Ok. Ma chi è che sta
da che sta parlando. Roa, tu sei? No. C'è la televisione? Ma sta fuori, non sta qua. E se sente la televisione? Okay. Devo cambiare il microfono. Useremo l'ho trovato, 127 euro. Useremo questo. Ah, ma questo c'ha già una modifica fatta. C'è già... Eh sì, c'è stato già montato questo. Eh sì. Questo quindi è stato già modificato da me. Un po'. Ma questo è quello che sto facendo adesso? Ah, ecco perché questo è quello mio. Quello che mi serve di togliere è questo. Questo qui. Ok. Prima di metterlo vediamo se è buono questo. Questo dovrebbe essere di un X. Vediamo se è buono. No. Non viene proprio sentito. Vediamo qui. Vedi che sta in corto qui. Ecco, non viene proprio visto qui. Niente, non viene visto questo. Perché? Tagliato? Ragazzi, ehi, smettete di dire ditte, niente da fare. A parte proprio sono dovuto prendere l'antenna per ampliare il segnale in caso in cui che è una metrata di cavo, l'ho comprato io ho preso quello da rosa, perché solo quello volete smettere queste ditte, dottor, basta queste ditte, non stavo da fuori, si sente bene. Fuori. Urli tu, quello più forte, se non fatta? Io no, sto vedendo quale cavo può essere, questo non dà segni di vita, quindi non lo uso, è rotto già di suo, ciao. Come funziona, vedi? Comunque prova a chiamarli. Non sapete che posso fare adesso. E che io faccio e poi dopo. Ma nel contratto ce l'hai la cosa del diritto del decesso? Sì. Il diritto d'accesso ce l'hanno tutti, io, eh? Ripeto, io quella cifra messa bene ce la spendo. Ti danno poi il ripetitore che te tu lo metti in dove pare. Io lo metto in una vicino, devo fare la corrente, lo metto laggiù e poi da lì a lì. So come da qui a. Allora, e poi ci lo metti anche il cavo di rete. Allora, smettete di chiacchierare per piacere? Questo è buono, è normale, ok. Ecco, quindi questo è papabile, è normale in tutti i canali, anche in Rai 1, Rai 2. Ah sì? Poi faccio vedere che questo qui si può usare per quella se cosa vuole che cerchiamo noi e dovrebbe, e dovrebbe funzionare completamente, se no adesso era da buttare, capito? L'alternativa era buttalo. Allora intanto dividi a tempera, no? Vai, dividiamo sti due, mo. Facciamo che lo dividiamo con quello fino fino. Dove l'ho appoggiato quello fino fino? C'avevo il taglierino fino fino. Non l'ho visto. Io pure. Eccolo qua. Con questo si fa prima a dividere. Allora, andiamo a staccare qua. Perfetto. E uno. Da quest'altra parte.
Andiamo. È tosto da togliere, sai? Ah, sì. Sta resistendomi. Attualmente ci butto un po' della calda per far prima. Diamo un po' di calda, appena appena, va. Senza esagerare. Ok. Non si è tolta ancora. È ignorante. Se devi ce n'è più il collo. È un ognorri. Magari giù da sotto. Ma questi l'hanno fatti pure che c'hai gli uffici che stanno in sottoscala e non c'è una possibilità di mettere la linea diretta. Sì, ma comunque alla fine se stai sotto la rete è difficile prenderla sotto, cioè. No, ci stanno i ripetitori. Oggi sono i palazzi dove tutti i ripetitori, ce ne stanno o non ce sta. Ma per me non ci sta, hanno cacciati via. Hanno cacciati via, hai voglia torti. No, non abbiamo fatto niente. Sono ricchi loro, non vogliono ripetere. Perché? 3.000 euro l'anno, Giuseppe. Perché 3.000? 5.000 al massimo. Strano, io sento che parecchi ne piano 9, 10, oppure 12.000. Non esiste proprio. Perché intanto già c'hai guardato dentro casa che ti brucia il cervello. Se non metti pure quell'altra roba sopra. Poi c'è chi dice che comunque quella cosa è... funziona a ombrello, no? Quindi sotto te prendi niente. Ma sono bicerie. Che ne so? Sono fatte segrete, no? Io credo a mio fratello. Non ci lavora. Mi ha detto, non lo fate mettere. Vabbè, ci dovresti avere allora Marco e il wifi dentro gli altri, non dovresti avere niente. Ok. Perché ogni cosa è radioattivo, quindi... cioè. Però vuoi fare la mia scelta. E quello è condominiale, se tutto il condominio decide di poterlo mettere. E chi c'è 15.000 euro l'anno, che cosa ci fai col condominio? C'è vaglia le scale. Non funziona più niente. Allora, vedi, tutti quanti... E se ti ci vuoi, ci normale, poi i quattro canali a quanto pare non funziona più nessuno. Io non l'ho toccato. Quindi da aperto è possibile che non funziona? A quanto pare sì. Vedi che il vetro qualcosa gli fa, no? Forse mettendo il dito dovrebbe andare, aspetta, per curiosità. No. Da aperto dici che sono tutti up normal, vabbè. A me serve quello per suo appallo. Adesso lo andiamo a fare. Questo è ancora acceso. Ne approfittiamo per staccare l'IC. Metti Giuseppe per favore cosa così. Sei curioso, eh? Sì, certo. Sei un delfino curioso, eh? Il cavallo curioso. Ma questo no, troppa cosa mi chiedi. Flex sta bucando, però chi se ne frega. Flex non mi serve. Mi serve il C. E C? Allora, viene da solo. Più o meno. Una volta che a temperatura, diamo un po' a temperatura e poi lo stacchiamo. Me ne piace sempre un po', sì, un po' di whisky. Di whisky laterale qua. Poco poco. Ecco qua. Sarà preso da solo. Dico, quel flex potrebbe essere buono, riprogrammando oggi, sai? Quello non si programma con l'originale.
Magari si potesse programmare. Resta solo da buttare ormai. Eventualmente che ne so, connettori, ma quando capite che sono un po' connettori? No? Vedi che hanno cancellato il condensatore giusto? Ha toccato il condensatore e se l'è portato via, visto? Vediamo se è rimasto qua. No, l'ha pulito. No, vabbè, è la vita. C'è quell'altro. Ce ne mettiamo un altro del condensatore. Giusto? Sì. Allora, adesso ponticello. Io direi di fare prima condensatore e poi, no, facciamo tutti e due insieme, condensatore e ponticello. Prima naturalmente il ponticello, perché che c'è sta qua? No, questo è proprio qua. Non lasciano in pace. Vediamo le schifre che si trovano. Non ce la faccio con la fatica. Te lo posso vedere, non prima. La cassera, la passo cassera? Sì. Prima posso vedere. Tranquillo, non tocco qua. Vi faccio sapere domani. È fuori fuoco, non lo sapevo. Io non lo immagino. Sì, sì. Allora. Abbiamo fatto il ponticello, ci aggiungo un po' di stagno. Che aiuta meglio, no? Aggiuda. Allora. Adesso vai, il collettore del link, se vuoi, quello del link sai se non è. È arrivato, eh? No, ho capito. Il connettore display. Sì, è uguale. È uguale? Sì. Ho messo un po' di stagno più, appena. Appena, tu. Mi siete esagerati. Allagato tutto? No. Sto distribuendo i doni. È un po' il Natale. Allora, adesso bisogna mettere il condensatore. Qui mettiamo un goccetto di stagno pure là, no? Giusto? Sulle due piazzole. Qui. E qui. Ecco, non piove niente questo stagno. Ah. Facciamo prendere forza. Niente fa male. Ci vuole sempre un po' di whisky, capito Max? Ma il digestivo quando c'è più. Digestivo alla fine proprio. Intanto anche il whisky aiuta per digerire. Uè Fabio!
Mi dai giusto 5 minuti, sto distaggiando un attimo un connettore. Quanti giorni? 2 settimane. Lo faremo divertire. E due. Adesso ci vuole il condensatore. Andiamo a rubare a Rick per dare poveri? Ma dovete far corso? Sì. Perché? Beh, io non viene a perdere tempo. No, che venga a perdere tempo. No, lui non viene a perdere tempo, ha detto. Ma c'è dei valuni? Ah, quello uno di viene qua. Vieni una volta, così. Il giovedì poi dobbiamo mangiare la pizza. Capito? Noi dobbiamo mangiare la pizza, mi danno prima io. La batteria. Ah no. Prima, no, Maria. Oh, ce l'abbiamo qua quello rotto, dove sta? No, finito. Lo rubiamo dall'altro, perché tanto è rotto. Non funziona. Che fine hai fatto? Che cazzo sei andato? Eccolo qua. Lo abbiamo da questo, anche questo non funziona. Ha detto che non devo sapere. E noi glielo per condensare, giusto? Questo è quello che non funziona? No, quello solo sta là. Questo qui è un altro che ci ho buttato qua dentro e questo che non funziona. Allora, questo qui è quello che lo swap. Adesso togliamo il condensatore qua, lo mettiamo là e poi facciamo lo swap completo. Vedrai che riprende tutto. Poi se non funziona, no. No, ad impossibile ne mo tenete, giusto? Certo. Ok. Lo appoggiamo qua. Se scalda, gli rubiamo il condensatore. Va bene? Siamo d'accordo? Posso... Di muro. Lo conosco, ma non so cosa vuole. Sì? Buonasera. Buonasera. Sì, sì. Tu mi senti? Ok, dimmi. Sì. 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 Ma allora lo fanno come servizio questo, eh? Se tu dimostri che sono, che li hai comprati, hai la fattura, te lo fanno questo. Sì. Sì. Sì, vorresti resettarli, sì, ho capito. Senza che ci sia... Sì. 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 Sì, chiama l'Apple Care, fai da te. Chiama l'Apple Care. L'Apple Care. Non andare ai loro centri, vai all'Apple Care. Sì. Perfetto. Va bene? Vieni. D'accordo. Buonasera, buonasera. Ora, come avete visto, adesso è tutto quanto presente, no? Uh-huh. Tranne naturalmente i CC Bracage, secondo lui, adesso lo devo mettere là, no? Uh-huh. Però tutti e quattro stanno funzionando e ci dice che è normale, no? Uh-huh. Ok, quindi questo è buono.
L'ho appena swappato, l'ho appena inizializzato, dice così. Adesso andiamo a mettere su flex e dovrebbe andare tutto. E questo però dove sta acceso, perché non mi serve un'altra volta. E il tuo amico accenditi, non rompere le scatole. Bene. Allora, togliamo il questo da qui. Il flex è il comando, giusto? Adesso sì, manca l'ultimo pezzo. Sì. Poi se faremo il test e ci è tutto a posto, dovrebbe poi anche funzionare sul telefono. Però è tutto. Ti vorrei consigliare il flex è il comando, quello lì tuo va cambiato. Io sul flex ho salvato i dati del flex, sì. Ma ci metto questo, esatto. E così funziona tutto, no? Perché questo qui invece sì, funziona, ma un canale non va. Questo invece funziona tutto, l'hai visto, mm-hmm. No? Sì. Quindi facciamo questo. Aspetta, ma questo però andrebbe pure preparato, perché dietro qui è da pure un po'. Questo è quello che ho adesso preparato. Sì. Allora, intanto togliamo questo, che tanto qui è inutile che ci sta, non funziona. Questa se noi mettiamo sulla stessa macchina, vedrai che ti dici che un canale non funziona. Uh-huh. Non è il flex, è proprio il C che adesso c'ha voglia di fare così. Allora, qui mi servono sempre due di questi, perché uno reggo e l'altro tolgo, no? Così. E stacco. Appena che arriva a temperatura. È acceso, sì? Sì. Perché ogni che gli ha messo. Ti faccio vedere, ma io questo qua lo faccio la stessa cosa sul macchinario. Quindi dirà che questo S non funziona, invece qui funziona. Quello. Guarda, sì, lo so perché c'è l'IC qua, ma guarda, le faccio vedere, tu lo riconosci, perché qui c'è un IC, vedi? Dove? Ah, sì. Lì non c'è il C. Non ti puoi sbagliare, quello è quello originale. Cioè adesso noi mettiamo questo che non funziona S sul macchinario, continuerà a non funzionare S, guarda. Che gli faccio io? Che gli posso fare? Ma io non capisco come si è rotto, va? E quindi lo swap è una fortuna, perché tu risolvi così la cosa. Ok, adesso metto qua e lui mi dirà che c'è il light module. Anzi, manco lo dico. Poi, amico, sai come sta rovescia? Tutta la rovescia. Ascolta me. È così. Ok, adesso mi dovrebbe dire che c'è il light module, vedi? Sì. Sempre mi dice 30, che è pure sbagliato. Io faccio check, vedrà la S, non c'è tutto il resto, guarda. Ah, ma qua non stanno guardando loro, scusa. Allarghiamo il campo, no? Io gli faccio il check adesso, vedrà che solo la S non ci viene, guarda. Aspettiamo se lui... No, mo è D. Ma come cazzo gli pare questo? Ma che scemo? Questo perché non è pulito? Vediamo se tante volte sono pulito a funzionarsi, allora avremo ancora la possibilità di recuperarlo, Ci rimetti quello? Questo è quello suo. Per sé anche quello swap funziona, ma anche... sì, c'è da una pulita, perché questi purtroppo quando li fai sono sempre un po' sporchi, vedi? Mm-hmm. Allora restiamo un attimo la trecciola. Chi era? Giovanni che parlava? Sta zitto, non parla. Allora vediamo, affanculo sopra, ok, sali sopra, bravo, ok, vediamo adesso, diciamo che non abbiamo scuse sulle piazzole, no? Mettiamolo nel light module, non si vede nulla? No, è la lì, adesso si vede, no, abbiamo messo dentro e qui ci dice light module, c'è. Funziona tutto, motivo. SA, ma che scemo? Un po' scemo? È vivo! Ma è scemo, un po' scemo. Vabbè, allora rimettiamolo lì, se funziona tutto. E quell'altro? Quell'altro è pronto per la prossima ruota. Qual è il problema? È guarito da solo? Non è che ti ho sbagliato. Con chi stai a parlare? Come si sbaglia? No, è quello lì. Con chi stai a parlare? Da dove? Non mi sbaglio, non mi sbaglio mai. Questo lo mettiamo qua. Comunque io ci metterei quello che hai fatto adesso.
Perché non ti piace questo? Perché quello ha dato problemi. Questo funzionava, quindi metti quello. Ah, Max. Scusa, Max. Sì, ti scuso, Max. Quello che hai fatto, no? Max. Ok, va bene, calmati. Max, non fa arrabbiare il maestro. Ma che sto già alle 7? Porca Giova, ma quando vieni tu a Roma? Ha detto che veniva a ottobre. Caro Giovanni, tu sei un emblema della salute. Saluti sempre a tutti. Saluto sempre a tutti. Non saluti sempre a tutti? Ma quella è educazione. Bravo, io ho detto sei un emblema della salute. Saluti sempre a tutti, belli e brutti. Massimo, deve essere l'anno prossimo. È troppo tempo. Noi la pizza ormai l'avremmo finita quando vieni tu. Capito, Giova? Ho capito. La pizza poi finisce, eh? Ti devo far conoscere pure l'araba qui, finisce. Che non ci ha cagati la volta scorsa, vero, dottor? Ti ricordi che non c'ha tanto cagato? La ripetizione. Fa capire la recensione negativa, cioè così si sveglia. Ce l'ha da fare quattro. No, ce l'ha da fare soprattutto con uno. Ricordati bene, c'era il cameriere. Io ho detto altri per generalizzare. Però... C'era il cameriere Caruccio, stavano lì tutte quante eccitate, lei e la sorella. Sta a fare volontariato. E quello poi è venuto a rompere scatole a noi pure, visto? Allora voi chi siete? Siete fatti i cazzi tuoi che vuoi? Qual era questo, Max? O voglio mettere questo? No, questo. Facciamo testa e croce? Io metterei quello. Vabbè, te sento, Ma sei sicuro metto questo, non sì. Metto quello? No, perché quello aveva problemi. Madonna, quanto... Allora, se pure questo ti desse i problemi, non è il flex. Non è il coso, ma il flex, giusto? Esatto. E quindi diciamo al cliente, vedi, Danna, fa la spesa, giusto? Che ogni tanto la spesa bisogna farla, no? Che ore sono? Le 7, ma non rogarmela. Sì, ma il tempo vola, eh? Faccio lo saldo? Non è acceso la luce. Come no? Guarda che la luce rossa. Max, devi fare gli occhiali, eh? Ah, no, rifatti gli occhiali, Max. No, ma ci vedi benissimo, perché mo eri distratto, su. Ti ho distratto io. Distrattamente pienza a me, vicine... Ecco, è andato, eh? Ci vuole poco, eh? Ci vuole un poco di zucchero e la pillola laggiù. Hai visto come fuma? La pillola. Allora, questo è per dire ai nostri amici che lo swap si può fare del DOT Project. Basta avere però sempre salvato il flex. Se tranciate il flex e non potete leggere il flex, lo attaccate al bicio, all'autobus. Il flex che comanda. È il flex che comanda, sì, è un comandante di quelli proprio. No, ma fai i ponti sul flex. Sì, però vedi per recuperare i cosesi. Mette a fare 10.000 punti. Allora, adesso andiamo a leggere il flex. Se adesso ci dice che è tutto a posto, compreso i pin che invece che essere 32 erano 30, siamo a posto, giusto, Max? Vediamo se c'ho ragione io. Se sono troppo andata a buon fine. Ma questo che cos'è? Un XS? Max. E quindi lo mettiamo qua, giusto? E lui ci dice XS Max. Però dice il materiale, perché questo materiale è l'oro. Conferma che sì, lo confermo. Check, vado, via. E vedi che quando lo mettiamo qua sempre la S va a fanculo? Quindi è proprio il flex, che la programmazione del flex non è buona. Però siccome io sono un po' tommasiano, ho già salvato questo flex preventivamente, prima che succedesse questo, per cui, sai che faccio? Vado a leggere quello, gli burno quello. Mm-hmm. Quindi faccio open, vado a cercare il flex vecchio, io ho salvato quando l'ho riparato la volta scorsa sto telefono, perché a scansa di 2 secondi, manteniamocelo da parte, qui ce n'ho diversa, eccola qua, eh. Li faccio selected, me lo ha letto, li faccio burn, vuoi burnare? Sì, burna, sta burnando, adesso andiamo a leggerlo, ok? Poco fa ci diceva che essa era andata a fare la passeggiata, vediamo adesso. Sempre. Ah, ma allora è proprio una malattia la nostra. E che gli faccio? Niente. L'unica che potrei fare è riprendere l'originale
di provare a copiare? No, e rimettergli l'originale, ma se su questo gli ho clonato fa questo, anche su questo farà quello. Certo, è proprio rotto quello. C'è qualcosa da danneggiare su quello. C'è anche scritto il file originale. Ma non è che il macchinario, no? Ecco, te pareva. Mo' il macchinario. Giovane, però sai che c'è? Sarà pure il macchinario, ma quando accendo il telefono mi dà subito errore. E quello è il macchinario? No, però provo un altro per vedere, no? Sì, sì, certo, ma su questo lei ha sempre torto. Ha ragione. Se c'è l'uomo però un altro XS Max. Un altro qualsiasi va bene uguale? E a parte che poco fa abbiamo provato quell'altro e diceva che era tutto a posto, no? Ti ricordi che adesso lo fa? E diceva che era tutto a posto. Ma proprio di XS Max non dovrebbe leggere bene? Non magari sta solo no? Perché poi non è che c'ho la raccolta Panini Modena. Questo qui non so che cos'è. Questo qua... Anche qui c'è un Dot Project, ma non so che roba è, quindi lasciamo stare. Ah, aspetta, ce l'ho qua sotto, mo che ci penso. Ecco qua, vediamo questo che cos'è. Questo è un... è caduto qualcosa, vero? Eccolo qua, XS Max, va bene? Quindi se è il macchinario, mo rimette sta camera originale, mi dovrebbe dire che guasta? Sì. Va bene? Sì. Allora, devi rimettere i 2C. E vuoi tu? Il rettore di 2C. Non so di che stai a parlare, politica? L'altra lettura. Perché a volte... Giovanni, vediamo se questo lo legge, lascia stare a volte, se questo lo legge la macchina è buona, ok? Guarda, mettiamo questo qua. Mi dice, ahi, entra bene. Ora mi dice che XS Max è giusto, check. Ah, ti devo dire che non lo vedo niente, ma non entra bene. Non lo vedo proprio, non me ne vedo più. Questo l'ho già detto io. Ma non l'avevo già detto, è possibile? Questo è stato già lavorato, vedo io. Vedi che ci manca qualcosa, ma... Ci manca niente. È stato già lavorato questo. Lo devo dire a quell'amico Frizio che mi ha fatto roba che qua ci hanno messo già le mani, eh. Sì, è pure storto il Dotti. Non sta manco dritto. È stato già lavorato ed è pure storto. Guarda là. Aspetta, faccio il microscopio. Ecco perché è una macchina, quindi ha ragione. Guarda quanto è storto questo. Lo vedi? Sì, rispetto alla base, anche da qua. Da qua si vede meglio. Guarda quanto sta sfasato. Sì. Lo vedi? Sì, sì. Non sta proprio messo bene sopra quello. L'hanno lavorato. Questo. C'è colla dentro? No, questo si muove sicuramente perché non l'hanno allineato. Vediamo se si muove. Ecco, vedi, si spostano. Madonna. Ma questo l'ho comprato nuovo e me l'hanno dato già lavorato. Ma porca miseria, lasciamo stare. Questo non si può fare, vediamolo un altro. Quello è da... L'ho appena aperto, eh? Sì, sì. Me lo hanno già lavorato, ma si può fare così? E dall'etichetta so chi me l'ha venduto. Che recensione devo fare una certa gente che mi manda una roba già lavorata? Non parli, Che c'è? Che fai, non parli? Che dice lavorato? Come fa ad essere lavorato? È quello che mi domando pure io. Non è che te lo domandi solo tu, Quello l'ho aperto adesso davanti a Max ed è già lavorato. Il Dot Project sta sfasato e si vede che è stato lavorato. Si vede proprio, Non c'ho le visioni. Se c'è un altro, poi vediamo. Però ti sicuramente da qualche parte, ma qui non ce l'ho. Tra questi. Quello che ho preso da lui, questo è XS, non va bene. Aspetta, però no, XS e XS Max è lo stesso connettore, ma che c'è dentro. Però quello lì si vede benissimo che fa già lavorato, ma non si può fare così, non è una cosa già lavorata, perché non c'è la mente. Eccolo. Laggiù, porca miseria.
le ali questo? No, no, non c'ha le ali. Prendo il cassetto la mia, perché il vetero non lo vedo. Il professore del tuo ok, va bene. Aspetta, se la possiamo provare comunque, perché tanto in questa c'è la stessa connettura, no? Questo pure è stato aperto a destra e c'è il sigillo. Ehi! Siamo qui. Andando dalla zona di connettore, comunque quella, il fatto che ti ho detto prima, è stata pure la mia sola. Check. No, dai, non è possibile, Giovanni. Sì. Non è possibile che sia piazzata pure la piazzola, dai. Sì, quando, ma no, quando mi ha tolto il connettore. Vedete, c'è da dargli una bocca. È impossibile. Qua. E ricostruiscila, dai. Come mi conviene fare? Collegarla a questo condensatore oppure gratta un po' qua sopra? Gratta, vedi se c'è. Gli do una botta. Questo sì, foglietto sì. Gli manca... Ma poi ci metto lo stagno sopra. Gli manca la Peroni? La placchetta d'argento, eh? Sì. Ti ci manca, sì. Devo mettere X. Ah, sai che occhi d'aquila che c'hai, eh? Sì. Ce l'hai una da metterci? Ce l'ho da mettere in forza perché è rovinato. Nuovo, dico, ce l'hai nuovo? Sì, dai, là ce dovrebbe. Se no rubiamo a... Rubiamo ai ricchi per delle cose. Ce ne stanno tanti in giro. Che c'è? Ha ragione il dottore, rotto c'è questo. Sì, ma per la Stanica era sempre guasto tutto, no? Oh, hai visto che avevo ragione. Sì, però ciò non toglie che l'amico Fritz mi ha dato uno già usato. Hai capito? E magari gliel'hanno incollato. Ah, beh, certo, però me lo sono collato io poi alla fine. E glielo rimandi indietro, qual è il problema? No, per dire. Perché loro l'hanno etichettato e non l'hanno provato. Dovrebbero avere, secondo me, un macchinario che li prova almeno questi prodotti qua. Quindi può essere che prima funzionava. Allora, aspetta. Hai capito che fregatura? Allora, prima io ordino, ne ordino due, tre, poi dopo tu lo rimandi. Andiamo. Questo ogni tanto si rompe. Il rapporto di palle per metti, deve mettere. Sì, è tutta colpa di Bodrugno. Che porta sfiga. Sempre io so. Hai detto che se stava a rompere l'ha fatto rompere. Sei diventato come le donne. Sempre a me me l'hai torto. Perché volevi avere ragione? Stai attento che la ragione è dei fessi, eh? Non sempre però. Quindi è meglio che hai torto, no? Vai che sta a venire, vai. Guarda qua, dì, che estrazione dentaria che ti ho fatto. Eh? E mo? Ma lo prepariamo e ce ne mettiamo un altro. Questo sta preoccupato così poco. Anzi, guarda come te lavora bene qua. Questo è una saldatura semplice. La fa pure un bambino questa. No? La può fare anche un bambino, no? Di che età? Un bambino. 14 anni. No, okay. Non ho detto un neonato, un bambino. Un bambino è tutto, mi sembrava andasse bene. La sai la canzone, no? No. Non sai mai niente tu. Ok. Guarda come si fa veloce a fare le piazzole, guarda. Proprio così va. È già finito, vedo, guarda. Hai capito? Ci hai capito qualcosa? Finito. Ma tu c'hai la GBC. Ti metti il tempo? Sì. Ma che se pure sta ridere. Max, sono abbastanza alte? Ce n'è una che è un po' più bassa. No, tanto poi dopo lo faccio a mano, capito? Che cazzo me ne frega? No? Lo ripassa a mano, questo qui pure un po' appena appena. Mo vado a piano. Allora, questo abbiamo detto che è Nick XS Max ed è il connettore del Dot Project, no? Giusto? Yes. Lo rubiamo a Ricky per dare poveri, no? Perché di là non credo, scheda non credo che avercelo. La scheda rotta che dovrebbe stare. Anche Nick se fa questa cosa, perché... si corrispondono, giusto? Ma pure lì che c'è anche lì che c'è tutto, no? Non c'ho qualche scheda partita. Andate a fare la spesa, no? Eccola qua. Dobbiamo fare ricchi per dare a voi. C'è stato tutta la gente che mi scappa, ma come fa? No. Però aspetta,
Quanti pin sono? Devi togliere il cerotto, togli il cerotto. Perché anche questo potrebbe essere uguale, vedi questo? No. Allora sono i pin, sono 3, 5, ah no, non va bene. È completamente diverso. È completely diverse, giusto? No, 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 la pesa piccola. Allora, vediamo qui. Qui abbiamo trovato qualche scheda rotta. Questa è la parte del sotto? No. Parte di sotto, no, parte di sotto. Tutte parti di sotto. E che cavolo? Hai detto male. Tutte parti di sotto. Ma sono tutte parti di sotto, deve essere stata una scheda. Ci dovrebbe essere anche tutte parti di sotto. Ma l'hai vista? No. Ma lo vediamo, dopo lo andiamo a comprare, papà. Questo è uno che ha rifiutato la riparazione, me lo ricordo benissimo. Portò sto telefono e disse: ah, me ne sono comprato un altro. Devo dire, non è andato da quant'è, perché la manda potrebbe essere papabile, no? Intanto adesso ci andiamo a rubare il connettore. Qual è questo, Max? Yes. Caspita che occhio che c'hai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. È lui perché si vede pure quella che era lì. 3, 6, sì. Attacchiamo? Ci mettiamo un po' di burro cacao. Giusto, Max? Ora, per farlo venire bene, per farlo venire bene, che faccio, Max? No, un'altra cosa ancora ti stavo cercando di capire. Bravo. Vedi che tu, lo so che tu sei intelligente. Muori intelligente. Con questo lo preriscaldi, una bottarella è fatta, no? Quanti vediamo sotto? 150, hai detto? A posto. Devo dire. Ah, non lo devo dire? No. Ormai l'ho detto. Devono venire a fare il corso. Ah, scusate, se venite a fare il corso ve lo diciamo. Quello che ho detto è sbagliato, giusto? Da quanto sarà questa NAND? Vediamo, leggiamo. Allora, c'è scritto H230FG8. Questa è una 32 giga, allora. No, non ci stanno la 32 giga. Non ci stanno? No, minimo 64. Ora aspettiamo, così la leggiamo, va bene? Tanto, stiamo qua. Stiamo giocando, giochiamo, sì. No? Però gli iPhone X o XR da 32 ci stanno, gli XR da 32? È sordo. Ci stanno o non ci stanno? No. Si chiamava così il signore. È sordo? E lui lo sa. È venuto perché stava tutto quanto rotto questo. Guarda, se questa qua la vuoi riparare, ma devi dare una barca di soldi. Ah, me ne compro un altro, ciao. E questo, tietelo, grazie. Tanto era rotto, no? Non avrebbe mai funzionato questo, qui gli ho tolto anche questo qui che guarda, guarda, interroga Giovanni. Johnny! Hey! Che cos'è questo che manca su questa Conix qua? Aspetta un attimo. Qui manca un componente, vediamo se sai dirmi cos'è. Vuol dire che sei preparato, dai. Oh, una cosa veloce però, mica fino a dimana. Che cos'è la questo? Eh? Che? Vicino alla NAND si trova? Sì. Sì. Questo, cos'è? Veloce! Aspetta un attimo! Che aspetta un attimo? Ho già aspettato troppo. 3, 2, 1, a posto, non lo sai. Ciao. E vai a vedere sullo Zillion. Ce lo so fa pure a guardare sullo Zillion. Razer! Come? Razer! Bravo! Dì a quell'asino che non si ricorda. Faccio 50? Però no. Questo Giovanni è quello che fa fare il touch sulle iPhone X. Se questo funziona male, ti attacchi. Eh? Mi ricordo solo di Rosalind. Questo fa il touch. Dai, vediamo, è più facile. Questo grosso cos'è, Giovanni, questo grosso qua? Sempre sull'iPhone X. Ma io ormai ricordo a memoria. Ma tu sei un tecnico. È tutto a memoria, come tante altre cose. Non posso fare esempi. Questo è l'IC dell'audio. Dai, questo cos'è? Questo l'ho lavorato ieri sull'XS. Cos'è questo? Guarda, tu sta, qui c'è il sensore barometrico. Guarda, le sa? Lo vedi? Com'è bello, bello presente qui?
E qui c'è il giroscopio, che lui non sa cos'è, ma lo diciamo noi. Poi vi mando una bella cosa, aspettate un attimo. Sì, un regalo, grazie Giovanni. Anche in anticipo i regali sempre si accettano. Ecco, quanto per questa cosa? Allora, qui abbiamo l'XS, no? Lo possiamo mettere in alto, cioè questo ci ha fatto capire che c'era un difetto sulla macchina. Regalo del martedì sera. Eh? Regalo del martedì sera. Ah. Un attimo. Chi è che ti ha regalato il martedì sera qualcosa? Chi è stato? Assicura. Allora, io vorrei togliere anche la Nandy, visto che mi ci trovo. No, aspetta, che sta caldo, è andato a toccare sino alla Max. No, dicevo prima. Ma sì, che prima tolgo quello. Vuoi che non tolgo prima quello? Intel o Qualcomm, Giuseppe? Ma di che sta parlando? È un Intel o un Qualcomm. Ma non cambia niente la parte di sopra, che stai a dire una cacchiata. Vabbè, voglio fare... Se la parte di sopra, Intel o Qualcomm è uguale. Voglio fare lo sburro questa volta, vi... Volevi fare il furbo e non sei riuscito, ok. La parte di sopra è identica, cambia la parte di sotto, cambia il modem, cambia la power baseband. Ecco qua. Ecco qua. Premiata. Che cosa mi hai regalato? Una Intel? Una Qualcomm? Ok, qui abbiamo tolto la resina. Andiamo a togliere il connettore, va bene? Faccio quando contento, fai il corso per vedere due studenti? Eh? Quando fai il corso? Metti il proiettore e lo puoi vedere due studenti. Ok. L'hai visto? No, non ho visto perché sto a lavorare, già, dopo guardo. Giovanni, non hai mandato niente. Come? L'ho mandato? No, devi cliccare sulla freccia per mandare. Oh, caspita. Hai ragione. Giova, sei bocciato, eh? Dove sto quello appoggio? Ah, si sta lì. Appoggia qui, fai buono. Andiamo a togliere la Avanti. Vabbè, ma questo cambiamo è copiato, uccello. Cambiamo uccello. Mica lo posso fare io. E c'è scritto io reparo. E prendiamo questo. Oh, se ci sta qualcuno è qui da lavorare. Però non adesso bisogna di più spazio, giusto? Questo è Edgardito. Sì. Quello più vento. No, il vento va bene. Bene quello? Sì, quello standard di crociera. Al massimo soffia. Soffia Massimo, ha detto lui che devi soffiare. Lo togliamo, Max? Da quanti gigabyte sarà? Eccola, è nostra, guarda. Già viene? Già la sento, già sta entrando la lametta qui. Si è fatto il corso da... Jack, la lametta già è entrato, tiè. No! Eh? Io vado, sto un po' di breeder sotto, ecco, la temperatura giusta. Voilà, ciao. Possiamo spegnere la macchinaria che non ti serve più. Andiamo a saldare il connettore, Max? Poi vediamo da quanti. Quanti megabyte è questo? Qual era questo? Prima qua. Sì, ma qual era questo? Quello là, è lui? È lui? Era lei? Allora, guarda quanto è facile saldare questo, eh? Guarda, eh? Prima gli diamo una botta da regalo e poi lo finiamo a mano. Ma vediamo un'altra cosa pure. Si mette qui, no? Dove stava quello rotto? Si guarda se sta paro di spari in mano. No, te l'ha gratuiti. Ah no, questo bisogna saldare per forza così, perché non fuoriesce sul laterale, quindi lo devo per forza preparare bene. Mi piace, pensavo che fuoriuscisse, ma siccome non fuoriuscisse... Un po' la regina. Devo fare bene, un attimo che me lo mettiamo, eh. Amore! Perché non si vede? Ah, è fuori fuoco. È fuori coprifuoco. Adesso è a fuoco? Ok. Andiamo di stagno. Chissà quanto dura così ordinato. Perché caschi? Ah. No, ho ordinato le cassettine per ogni postazione. Ma tu non hai visto, mi sono dimenticato di farti la fotografia oggi. Oggi l'ho sistemata proprio. E infatti sono rimasti tutti contenti. Giovanni. Oui. Ma i soldi? Quando te li danno? Io allora devo iniziare. Appunto, no? È un pochettario. No, forse non hai capito. Cioè, tu li sapevi tutti questi lavori, ma fatte pagare. Sì, sì, io lo faccio un unico conto dopo. Però okay. Non sto andando tutti i giorni, Giuseppe. Vabbè.
Io ti credo, eh. Io ti credo e penso a te. Certo, io perché torno a casa e penso a te. Le telefono intanto, penso a te. Sì. Ma oggi ho ordinato le punte della JBC, quelle che mi hai detto tu, con il manicolo. Bravo. E qualche altro ma sei sicuro che te l'ho detto io? No, la JBC che mi ha... Ah, Bodrugno, ok. Sì, perché là tengono tutte le JBC acquistate. Sì. Ma domani arrivano i PC con i monitor. Il monitor l'ho messo prontato, l'hai visto? No. Sì, non ho visto niente, però mi fido. Vedete la foto? Sto a lavorare, Giua. Sto lavorando per te. La per me, ogni per noi. L'ho messo il monitor. Allora. Stanno con te, Giovanni, stanno a salutare. Rispondi, no? Sì, sì. Non so chi è venuto. Hai preso l'alimentatore come i miei. Come con un colpo solo, tutto quanto, no? E io sono copione. C'è il copione del film, sta a fare. Sta a fare un film, sta a fare un film. L'oscilloscopio già ci stava. La camera termica già ci stava. I microscopi già ci stavano e ho preso le basi metalliche, queste qua, perché da... e poi tutti gli accessori. I soldi già ci stavano? Capito. Giovanni, se mi danno 6.000 euro vengo. Ah? Se mi danno 6.000 euro vengo, dai. Io mi sto proponendo per i corsi, eh. Non ho guardato ancora. Parabam. Va bene? Ma lì ti serve uno grande, perché, però. Perché è stato? Che cosa serve uno grande? Ti serve un sta appena più verso destra, sì, ma va bene. Va bene, tocca pure qua. Io guardo così, vedi, Max? 42. 40, 42 pollici. Tocca, no? Perché va da questo lato qua, alle spalle di questo. Vabbè, mandamelo appena là, che dopo voi mi rompete, se no. Ok, lo mando un po' più verso ancora sinistra. Verso sinistra. Dove sì. Ci viene il primo secondo livello. Sì. Una stronzata con gli amici. A stazioni due ne vedo, non ne vedo tre. Quale stazioni? Quella stilo. No, ce ne stanno quattro. Una sta ancora giù. Sono quattro stazioni. No, stanno le per saldare. Parlano di quello. Ho fatto la vittoria e non si può vedere proprio, però. Vabbè, l'ho messo giusto per... Ma ti mando la foto. L'ho messo giusto per mezzo, perché stava buttato in uno scandinato. No, va buona. L'ho messo un po' più là, va bene? Siamo contenti? Mo tocca. Ma toccava pure prima, eh. Ma diamogli una pulita e fammi la prova. Se fa tutto bene, vuol dire che sta a posto. Non puoi farlo, Max, se stanno sotto, ti ho detto, no? Cosa? I pin. No, dico manco, forza, dico manco serve se posso. Ma manco la posso fare a mano, se no avrei fatto. Che è successo? Il regalo di Ed, c'è uno che è entrato sul gruppo. Forse è un amico di Alessandro, perché io non lo conosco. Che cosa? Sì. Ho dato gratuito. No, ti mando questo. Cambiare spara. Vediamo adesso se finalmente viene letto. Non mi era venuto il dubbio però che fosse rotto. Magari stanno che avessi fatto il lavoro male, perché ci ho lavorato bene. Poi me lo avevo fatto male. Non va bene, no? Fare? No, era questo, no? C'è il buchetto, no? Mamma mia, abbiamo cambiato. Sì. Non so cosa fai, Giovanni. Fa foto, Giovanni? Stamanna... Questo è il suo, no? Scusa, questo è il suo. Sì. Stamanna in stazioni, stamanna Parco della Vittoria, Nicolo Stretto, Parco Leonardo. Fatto la spesca. Va bene, perché pare che non si entra, anche c'è stato costante quindi. Si è fatto più bella, ancora più bella
vediamo. Lucy bella, e tieni mangia tutto. Come è andata la passeggiata? Bella? Non so. Guarda, non c'era qua oggi, con le gambe di Babbo Natale, che era? Tutto, tutto. Era quel conduttore del mezzo. Dov'è? E quindi sto posto, questo è sguappato, funziona uguale, come se fosse quell'altro. Poi te ne do la prova, perché mo questo non sarebbe quello suo, ma sarebbe quell'altro, no? Di solito mettiamo comunque da parte in caso di bisogno, che sarebbe quello lì, ce l'abbiamo. Bisogno, in caso di bisogno ce l'abbiamo. Tutto quel casino. Tutto quel casino. Com'era quella canzone? Sono come quei tizi che per la batteria non sfasciano il telefono. E tu come facevi a saperlo prima? Come hanno risolto quello? Qual era? Quella la batteria, i figli devono cambiare la batteria. Ho liberato, gli ho mandato già, sarà pure già contento. Gli hai fatto la randa? Sì, la randa. Ho fatto il lavoro. Il lavoro quello lì gli hanno pure messo mani su. Ah no, quello sta lì, lo devo fare su app, sì, ho capito su cosa. Qui ogni tanto ne arriva uno che. Sì, alla batteria hanno fatto tutt'altro, quelli non ci capiscono niente. Non diciamo la ditta, perché... Sì, sì, senza di la ditta, non so quelli là di clinica iPhone, no, no. 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 Sono quegli altri. Ma che era quello lì che ti ha chiamato per telefono? Poi mi ha chiamato poco fa, sì. Che ti ho detto che è più morto che vivo. Purtroppo il telefono, perché mi hanno distrutto. Allora. Invece quello che si presume che poteva essere un della ditta, eh? Quello lì che ti ha chiesto come si poteva fare per risolvere il problema. Io ho detto, no, che non gli avrei detto nulla, perché non vado alla soluzione alla ditta, quello è il problema. Non possiamo mica lavorare per gli altri. No, pensavo che avevamo già mandato il telefono. Gli ho detto una cosa molto importante, io la ditta che vengo a fare corso, che vi insegno a lavorare, visto che non sanno riconoscere manco un problema. Era così chiaro il problema qual era, e sta ditta mi ha saputo riconoscere, quindi riconoscessero che devono imparare. Sali, ok. Poi guardate quando, se lo dovesse fare questo lavoro, lo dico a voi due. Potete guardare l'allineamento di questo, vedete? Sì. No? E poi guardate l'allineamento di quest'altro. Gente di che? Siamo in diretta. Sì. Puoi dire, volevi dire qualcosa di nuovo? Gente de mare. C'è gente che ama. E quella, mille c'è cose. Gente che fa la croce, Giuseppe, sopra. Sì, non c'è bisogno di fare la croce. Abbiamo svoltato. Ecco, adesso già sto sicuro bene. Ma io detto, bene o male. Tu dai una mezza. Poi via Enrichello. Te sta a piangere, Max. Sta dritto secondo te, guarda qua. Lo vedi? Aspetta. Eccolo qua, lo vedi adesso? Vedi come sta allineato bene? Adesso ci mettiamo un goccetto di colletta, no? Il video l'ho fatto a occhio, no? Questo da una mano perché lo tiene fermo, no? Ma lo tiene due. L'occhio di appadone in grande attacco, l'occhio di due va bene. Anche di buca là. Ma non è che non puoi muovere più il braccio. Al frigo, al frigo. Ah, è bello. La metti a frigo e poi non ti ricordi, eh. Ma dice questa cosa del frigo. Mi ricorderà mai io che sta al frigo. Non sai che si mette al frigo. Perché non fa la secca. Non fa la secca, che spesso in tosse. Perché siccome c'è l'aria dentro, quindi l'umidità la mantiene quella che è solubile. Se tu metti la metti liquida. Se tu la metti all'aria. No, la scambia per collirio. No, per collirio la scambia. Magari Maria mi ci condisce l'insalata e tu me la fate mettere là, quello dice. Il signor Giuseppe, ho messo questa cosa qui molto buona. Maria quando mi chiama fa signor Giuseppe, mi chiama sempre signor Giuseppe, mi vedo. Fino a conti sono un pirata, non sono un signore. Mi devo rispondere così, Maria sono un pirata, non sono un signore. Ok, allora, un goccetto di colla va bene? Giusto per gradire, eh? Qui. Voilà. E teniamo fermo per 30 secondi, giusto? Ancora ci sono inventati una lampada che... Si dovrebbero, sai che si dovrebbero inventare una donna bionda con gli occhi azzurri che me lo fa? Nel frattempo io do altri problemi. No, non è una buona idea questa. C'è stata una colla che c'ha direttamente dall'altra parte la lampada. Che ti appena metti la goccetta, giri e... Sì, se c'è la goccia è Jim, no? Ok.
Bodruk, se che stai sfasciando? O è Giovanni quello che sta rompendo quel connettore? No, è Giovanni. È Giovanni? Giovanni! Giovanni! Giovanni, io vedo un macello là, eh. Non vorrei dirti niente, ma sto vedendo un macello, eh. Avete visto che tecnica che mi sono inventata? No, veramente ho visto che stai a fare un casino, però vabbè. Quale tecnica ti sei quando inventato? Quando uno fa un casino è una tecnica. Un po' di soldi e senti, Giovanni. Giovanni, c'è già sta tecnica, va. Cacciala. Giovanni, caccia sta signora, che non mi piace. Falli fare pulizia invece che la tecnica. Fagli fare pulizia sta tecnica. Buona. Giova, buonasera. Che come amo? Arriva tutta la famiglia. È stacca la tua. Parla col mezzo mondo, con la moglie che vive. Raccontate da secondi, Max. No, da quell'altro lato, poi ho fatto questo. Ok, adesso andiamo a testarlo sulla. Se per esempio quando parte, mo già non desse più errore, però mi sa che alla fine questa era buona. Perché io avevo più impressione che fosse l'infrared, non il dottore. Ma ormai abbiamo lavorato, grazie che cura, no? Giusto? Certo, perché quando la prima macchina. È tutta colpa tua, però, che tu non ce lo dici che la macchinetta era rotta. Allora mette mani pure solo lì. Adesso andiamo a rimettere questo imbrigo, che sennò Maria non mi può condire l'installata. Mi dai attenzione, anche questo quando ci muore. Va bene per lui, questo qua. È ottimo. Ti vedi se il maschio carissimo. Ok. Non guardo manco l'Italia. Ah, se me la danno me la prendo, eh. Dipende da chi me la dà, però. Non so se mi piego, eh. Non sei incollato, Giuseppe. Eh? Non sei incollato. Mi sono incollato il dito. Quando sei sto disgraziato, eh? Sembra facile farlo uscire, eh? Ecco qua. Allora, questo è bello aggiungito. Ti piace? Questo qui? Beh, almeno me lo mantiene fermo, no? SCG-Giro, SCG-Giro. Ah, la conosco quella lì. Era una spioglielingua quando ero grande. Allora, dunque, vediamo se è rimasto allineato, perché ci ho toccato un attimo, ma non si dovrebbe essere spostato. Si è spostato e come? L'ho toccato mentre lo tiravo fuori, Max. No, vedi qua. È colpa mia. No. E quello io non l'ho chiappato giusto, l'ho preso la mano, lo rimetto a posto. Mo sta bada a capezzolo. Tu non badare a capezzolo, Max. Ho fatto uno swap. Succede anche nelle migliori famiglie. È tutto colpa mia. Stavolta è solo colpa mia. Se fosse stato solo colpa mia. No, c'è sta ancora la petera. Zitto, usiamo quella. Togliere ricche per dare ai poveri. Vieni un po' più avanti. La driccia di vaffanculo. Non rompe le scatole. Ancora un po' più avanti, grazie. È stata solo colpa tua. Ecco. Cambia il vento, ma noi no. E se ci confondiamo un po'. Che me lo metterebbe al secondo cassetto gentilmente? Senza impegno, eh? Quello serve ogni tanto, come dice. Quando fai ti pensi è una cosa continuata e reiterata. Il mio comunque Max è rimasto stabile, lo puoi dire pure tu, guarda qua, tiè. Sta carico quasi al 100%, funziona perfettamente. Non c'è più riavviato, gli ho detto se ci provi di meno. Si è spaventato secondo me. Mo è ready to use. Ha fatto scrick, croc, scrack, pronto per finire. Ah, hai visto che appena che c'era tutto che faceva? Tutte cose strane, non le
ho detto Dio, ho fatto male, invece no. Che ne so, io non c'ero, se c'ero dormivo. Ma quello sarà fino a domani così, poi dopo domani, forse tra tre giorni ho finito. Giovanni! Tra quando è che devi continuare sto lavoro? Aspetta un attimo, non ti sento. Tra quanti anni è che devi consegnare sto lavoro? Aspetta un attimo. Sempre un attimo. Con tutti gli stati non mi finisce il tempo, eh. Non ho capito. Tra quanto tempo devi consegnare sto lavoro, Giova? Quando è pronto. Ah, allora a posto. Perché mi è già finito, eh. Io il tempo l'ho finito. Salutare. E forse è stata colpa tua. Allora, qui facciamo una cosa, Max, se non fa un uovo. Ci mettiamo un po' di goccetto di Captain? Esatto. Che dici? Quello buono? Whisky? Coca-Cola? Coca-Cola, whisky? Che c'è? Mal di denti? Mal di denti? Pesa? Non so dove la reggi. Allora lo mettiamo qua, vedi, così, in modo che rimane fermo. La parte anteriore. Magnifico, è sensibile. Mortacci sua. Hai detto quello, no? Una parola pizza là. La pizza pigliata è una pizza che si piglia. Ora non pigliate una pizza che sa da. Come dici? Adesso sta messo dritto. No, giusto intanto diamo un'occhiata a vedere che dice. Indossare il telefono. Avete visto dove messo il telefono? No. Da dietro? No, questo è un altro. Lo metto un altro qui. Questo? Allora, è stata tua la colpa, allora adesso. E allora questo dava subito errore all'inizio. Se adesso non desse già errore all'inizio, per FCD sarebbe buono, no? Già, no? Però secondo me qui è il pizza, vedete, che come errore è un po' più subdolo. Aspetta al dot project. Non dà segni di nulla, però è guasto, capito? In genere si vede dal fatto che le camere non si aprono. Ok. Mettiamo il display e andiamo a fare la prova. La prova. Non c'è attraverso la parte pronta, no, mancherebbe, no, quindi... No, aspetta, no, se però se non la metto per lui, no? Non la pigliate. Non giusto? Giusto? Tu pensi che fuori Brodugno che doveva fare il corso con sto rumore? Alessandro! Devo dire quanti giga è questo? Sarà sicuramente solo 64, che cazzo. Se fosse 256 non è che mi farebbe schifo, eh? Mi serve, faccio subito il gap di conoscere dall'app. L'app credo.
Non dispiace, lo vedi subito errore, vedi? Però non vedo che sei rimasto tutto come prima, cioè all'interno il soffio che si è tutto a posto. Vediamo. Questo è sempre errore a tenere questa via, sempre così. Allora, vediamo cosa c'è del software, però. Eccolo qui. Adesso se tutti e quattro qui si accendono. Lattice, IRM, la proxima di Giulia Salerno. Vedi che è tutto a posto? Tutto. Lattice l'ha letto. Sì. E lo dà come originale, no? Quindi, chi è che mi sta funzionando? Bello, no? Vedi che lo sblocco là, quindi, no? Perché sì. Lo vedo come originale, perfetto. Quello che comando è il flex. Il resto poi mette quello che cavale. Perché te si può rompere, no? Che appena tanto. L'importante è che c'hai il flex. Allora, magari uscirà pure un domani uno che lo legge da qui. Flex. Boh, non lo so se... Ma se rompi il flex, Gisè, tagli il flex. Non è più... È divido, è no, fai i ponticelli, se no lo attacco. Ah, ok. Fai i ponticelli, fai... No, appena ti riprogrammi... Appena ti sei comprato il telefono, salvi tutti i danni. Ma è un amico, dice, ma salvi tutti i danni del flex... Per tutto quanto. Ok, quindi qui siamo messi male in questo senso. Allora, facciamo mente locale. Dottor Project gliel'ho fatto. Anche l'infrared già gliel'ho fatto. Perché c'è questo errore all'avvio eppure dice che tutto a posto? Secondo me c'è un problema di alimentazione su qualche connettore. Che non so, non si spiega. Cioè, lui mi dice che tutto a posto e poi mi dà errore. Cioè, non, almeno non mi dovrebbe dare errore. Magari non funziona dopo, ma se me lo dà subito l'errore e che il telefono sente che qualcosa non funziona. Non mi arriva qualche tensione, dici? Sì. Quindi io mo dovrò, non stasera che già sono quasi le 8, sbaglio. No, basta. E dovrò controllare tutti i connettori. Del connettore della, come si chiama qua? Di questa parte qui e tutta della tutela. E vedere non solo l'esistenza massima, ma le varie tensioni che circolano. Il tripode. Sì, se è tutto a posto e nonostante tutto continua così, gli dirò alla cliente, signora mia, signora mia stasera. Ma leggiamo 64 e poi leggiamo la mente e basta, sì. Poi andiamo tutti a casa. Io mi gioco il 64 purtroppo. Però se fosse di più non ci addispiacerebbe per niente. Diamo una pulita al volo perché sennò non la legge. 64 gatti? Che c'è mai 64? Allora, è bella precisa, non è manco rovinata per niente. Abbiamo tolta bene, vedi? Aspetta, allargo il campo, eccola qua. A 64, se a uno serve perché l'ha rotta, gli puoi offrire una Nanda a poco prezzo, sarà contento, no? Capita pure che quello che ha una Nanda rotta, gli puoi dare una Nanda a un prezzo buono, se ce l'hai. Io mi devo ordinare però un po' di quelle più esagerate in Cina. Da 5,12, un terabyte se ce l'hanno. Il terabyte se siamo alla con 13. Appunto, no? Una tera, quanto le volte tera? Tera. Un terabyte è buona. Tanto, It's very good. Allora. La mia 5,12, ma che ce faccio? Non si riempie mai. Come non si riempie mai? Perché non si fa niente? 4.000 foto dentro. Io ce ne ho molte di più di foto dentro. L'ho superato. Vedi, già c'è anche lui, vedi? È un economico, non mette niente. Non interessa, vediamo. Sento i canali quelli radio. Radio Maria. No, Radio Maria no. Ma è spento? Per forza. Ha spento te. Ma ha spento la saldatrice, non mi dice niente? Ok, spieniamo, eh. Pianatura, ecco. Già in tre anni fa la stessa cosa dove? E c'è di tutto. Buonasera. E c'è di tutto. Poi mi ha portato tutto quando lui. Proprio schizzia, si è attaccato. Ma la famiglia, ok, adesso mi sembra pulito, no? Io ti chiedo ancora la tua pelle ancora. Adesso va bene. No, sei mai soddisfatto pure tu, ormai sei diventata da bocca buona. No, va bene, va bene. Anche più di una. Te l'ho detto io che tu frequenti le persone che vanno, te trattano troppo bene. Ok,
Che devo fare? No, tanto dobbiamo solo leggere. Una da pulitina, Che legge è del contrappasso? Sì. Sai cos'è il contrappasso? È uno strumento a buco, ad aria. No. Non è quello è contrabbasso. E poi non è aria. Non è aria, è a corda. Quando contrappassi all'altra vita. No, non è nemmeno quello, Max, mi spiace. No, non è quello. È italiano, italiano, Hai presente quando nei tribunali, no? Nei tribunali, hai visto che c'è sta dietro al giudice? Sì, la legge uguale per tutti. A parte la legge uguale per tutti. Ma non tutti sono uguali per la legge. A parte la legge uguale per tutti. Se sta il disegno di una. Che c'è? Allora, no, ne. No. Che c'è sta dietro al giudice? La bilancia. Bravo, la bilancia. La bilancia sarebbe a dire che uguale peso, uguale misura. Il contrappasso è questo proprio. Che tu mi dai uno schiaffo, io dammo uno schiaffo pure a te. È giusto che tu... Bravo. Per o contrappasso. È la stessa cosa. Non è passata l'altra vita, capito? Anche il contrappasso non era. No. Io mi ricordo qualcosa sulla Divina Commedia. Non c'entra niente, no. Non è passata l'altra vita. Puoi scommettere? No. La legge che è di equità. Capito? Il contrappasso. Tu mi fai una cosa e pure la faccio la stessa cosa. Sarebbe invece sbagliato se tu prendi uno schiaffo da dopo un cazzo di peggio, no? Mi serve che cosa adesso? E deve essere... È giusto, no? Questa è una memoria particolare e la legge è questa. Per altri macchinari non se la tirano proprio. Si legge online, in pratica. Si apre il programma Gerber, gestire per. Dove c'è stato il pinguino? Sì, il pinguino del pinguino. Quale pinguino? Il programma c'è un pinguino? No, perché tu no? È questo, no? Ah, qua su, sì, c'è un pinguino. Sì, lì, però non ho fatto caso per quello. Poi tu lo colleghi, no? Al macchino, al computer. Ma bim bom bom. Hai sentito che fa bim bom bom? Okay. A questo punto, se questo programma non andare per. Si inserisce la NAND, rendo pure che il verso sia giusto, il verso è qua sotto, 64 128, ma 128 esiste? O no, 256. Allora eccola qua, è entrata. Adesso dobbiamo dire a sto programma di che cosa è. Era una donna. Bravo, devi stare attento. Adesso li fai. Qui, qua info. Prima devo connettere. Connect. Non è connesso. Query info. Vada, vada. Perché non si è connesso? Sarà connesso due secondi fa? Ah, perché ha preso la porta di quello. Perché non prendo la porta di quello? No. L'ho chiamato per nome, scusa. Leggi finalmente? Vediamo. Niente, solo con me 3. Non lo legge perché ci sta. Ma se legge solo con Madre non legge quest'altro. Penso? File. Ma questo gavetto che non gli piace. Cambiamo gavetto. Buono. Cambiamo gavetto, va. Aia. Mi sono bucato la mano. Ma quanti gavetti si appiamo? E quanto uno l'ho preso e ne ho acchiappato un altro. È in giro dei gavetti. È tutto un gavetto. Vediamo se questo lo legge. Senti, fatti a prendere, non piglia peso questo braccio di mamma. Non fa la piglia peso, non tu l'ha fatto. Compare la coma 4, coma 5, quello che sia qui. Refresh. E se non compare non ci connettiamo, ragazzi. C'è una cosa, guidiamo un attimo sto programma del cazzo. Ciao, buonasera. Riapriamo adesso, vediamo se finalmente la porta la vede. Sai, da una finestra, guarda. Anche sì. Ecco qua, il mangiarata da sapricci. Ok. Sta partendo. Ma non è che forse l'aggiornamento gli ha fatto male? No. Adesso,
Ah, perché ho sbagliato poi, non do a Nanzere per, ma BGA, sono stupido io. Qui BGA sta partendo ancora, eh? Perché questo qua va su BGA, non va su Nanzere per. C'è ragione che non lo vedete. Vedi il disegno dell'anello, è diverso. A questo punto a questo gli dici che c'è dentro. Vai sempre qui e gli dici, ragazzo, mi servirebbe un iPhone X. E clicchiamo su Legend. Lui ci dirà, lo confermi? Yes. E adesso si collega ad internet e cerca le informazioni di questa NAND. Gli fa Reginald. Ho sbagliato regione. Sta leggendo. Ha detto che ha visto una NAND da 64. Ecco la foto di 64, Max. Mm-hmm. Sta scaricando il file e ora ci dirà tutte le informazioni. Se questa NAND è libera, non c'è cloud, e anche tutto il resto è libero, possiamo farci anche uno swap, cosa che non ha voluto fare lui. Vai, 64 giga non è che ci vale tanto, però no, è come con 16 giga due anni fa. Che c'è? Aspetto che il server risponda. Click wait e chi si 30 secondi. Ha fatto, start encryption test. Eccola qua. Tutti i dati ce li abbiamo. Ok. Adesso ci fa salvare. Allora, vediamo un attimo cosa dice. Ecco, questo è il seriale. Noi possiamo controllare se il suo seriale è libero. Ah, però vedi, l'ha comprato in America questo, eh? Ah, sì? Leggi qua, USA, non lo vedi? Non è manco italiano questo telefono. On the USA. È stato comprato in USA. È libero? Andiamo qui. È americano questo telefono, no? Dove stiamo? Come che sto bloccando? Non dovrebbe essere bloccato perché me l'ha portato lui, ma potrebbe anche essere che ce l'ha messo lui. Sai, in America costano di meno. No, li mette a posto le cose. Quindi questo potrebbe essere un Qualcomm, giusto? Perché è americano. Vai. Ma sto andando a vedere l'altra parte. Ma questa davanti non vedi niente perché è tutto uguale. L'altra parte. Se sull'altra parte c'è una Qualcomm, è Qualcomm. È Qualcomm. Aspetta un attimo, non so, vado a vedere. Sto cercando di farmi dire se c'è cloud. Che sta combinando? Ma... Niente. Volare! No, è Intel, pure che l'hanno comprato in USA. È lui. Sì. Vabbè. Allora, iPhone X, found my iPhone on, quindi niente, è attivo. Comunque, è una NAND da 64 che può essere utile. Lì hai fatto tutto? Sì, sì. Anche i 5 ponticelli? Sì, sì. E funziona? Va bene, ragazzi, salutiamo allora. Tu saluti, lui saluti. Ciao, 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 ciao. Stateci bene se potete. Ciao, Giovanni. Non ti ho sentito. Ecco.